Ora si registrerà la all'ospite, anche se un conferenza. ospite virtuale di CSMT, l'ingegnere Caro Trichilo, il nostro amministratore delegato, di portare un saluto di apertura, insomma, dell'incontro di oggi. Prego, Riccardo. Riccardo, dovresti attivare il microfono per cortesia. Certo. Buongiorno, allora, buongiorno a tutti. Vedendo anche l'alta partecipazione a questo webinar, testimonia che nonostante la pandemia del coronavirus, e anzi, forse proprio per questo, che il territorio ha registrato una sensibilità particolare sul tema dell'ambiente e della sostenibilità, perché fin dei conti anche il virus ci sta dicendo questo, c'è cioè la natura attraverso il virus e ci dice pretendo maggiore attenzione. E questo è un messaggio forte che ci sta dando, messaggio forte di cui dobbiamo sicuramente tenere di conto. L'altro messaggio forte che diciamo impariamo come lezione da questa emergenza straordinaria che stiamo vivendo è che dobbiamo non più trascurare, come è accaduto nel passato, l'innovazione e la ricerca. E la presenza così importante e massiccia anche oggi del mondo universitario, la collaborazione con l'università oggi è una testimonianza anche di tutto questo. Quindi del fatto che l'innovazione e la ricerca deve assolutamente essere portata al giusto livello di considerazione. Mi faceva piacere ieri leggere l'articolo del rettore che in chiusura del suo messaggio ha dato un paradosso, che se nel Cinquecento i giullari fossero stati pagati più degli scienziati e degli artisti, non avremmo avuto il Rinascimento. È un paradosso che però è esemplificativo. L'altro messaggio che secondo me ci dà questa esperienza straordinaria che stiamo vivendo, drammatica, del coronavirus, è anche il concetto della collettività, l'individuo, bene o male, scompare nel suo insieme, nell'insieme della collettività, perché praticamente siamo un mondo, il concetto della interdipendenza. E praticamente no, siamo tutti correlati nel nostro vivere collettivo. Ed è questo cosa vuol dire? Vuol dire fare che anche oggi noi, in questo webinar, lo stiamo dimostrando, stiamo facendo sistema, stiamo facendo, quindi abbiamo chiamato a raccolta il mondo industriale, il mondo dell'università e come centro di ricerca, quindi che raccorda questo, quindi raccorda questa capacità tecnica, arricchita poi delle capacità di project funding, e anche questa è una cosa che ci contraddistingue in maniera forte, in maniera chiara. Tutto questo per dire quindi che oggi è un webinar molto particolare e che quindi ci fa piacere poterlo ospitare, come altrettanto ci onora la presenza del dottor Angelo Salsi, appunto, che è il capo del progetto LIFE a livello europeo. E quindi anche questo testimonia l'importanza di questa di questo evento. Detto questo, quindi, niente, sono ad augurare un buon lavoro e quindi vedere che di tutto questo il territorio bresciano e non solo potrà trarne vantaggio, anche come dicevo, in questa logica nuova, quindi di attenzione all'ambiente, all'economia circolare, utilizzando l'innovazione e la ricerca in un modo più sistemico, più integrato e più coeso. Bene. Grazie, grazie Riccardo. Come ho detto all'inizio, questo è un evento che è organizzato di concerto tra CSMT e l'Università di Brescia. Chiedo a Marina Pizzi, delegata del Rettore per la ricerca, di introdurre insomma, la partecipazione e il ruolo dell'Università di Brescia all'interno di questo evento. Marina, prego. Buongiorno a tutti, io voglio sicuramente iniziare con un ringraziamento ad Alberto Bonetti, a Stefania Venturi, a Matteo Falasconi, al nostro grande CEO Riccardo
Riccardo, per aver fatto di fatto pensato a questo incontro, ma ancora tanto tempo fa, perché ci abbiamo pensato ancora probabilmente prima di Natale. È vero, Alberto? Quindi molto è cambiato nel nostro mondo, nel nostro territorio in particolare. Io credo che questi bandi siano fondamentali perché, essendo bandi europei, ci consentono anche di fare questa integrazione delle forze nell'ambito di temi che sono generali, quindi di evitare un pochino il rischio che si sta correndo in questi momenti di fare tutto il piccolo progetto e di voler portare la propria competenza al tavolo di una discussione, di un'attuazione. Quindi è assolutamente importante in questo momento riuscire a integrare tutte le forze e tutte le competenze che abbiamo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista finanziario, economico e soprattutto dal punto di vista scientifico. Quindi molto bene questo bando e questo lavoro che noi abbiamo già iniziato da ormai un paio di anni con il CSMT in modo assiduo proprio su questa tipologia di bandi, sui bandi europei. Io vorrei dire che proprio ieri con Stefania abbiamo dato uno sguardo a quello che è l'impegno dell'Università degli Studi di Brescia sui grandi temi del clima. Del clima, ma dell'ambiente, quindi inserendo proprio queste parole chiave che sono air pollution, water quality, water resources or climate, cioè emerge che di fatto noi abbiamo almeno il 30% dei nostri ricercatori che sono coinvolti in questi ambiti qua. E se noi andiamo a vedere come sono distribuiti sui diversi dipartimenti, troviamo che c'è un grossissimo impegno sicuramente dei dipartimenti di ingegneria, dei dipartimenti però anche di medicina, ma anche dei dipartimenti di economia, giurisprudenza, quindi c'è veramente una grande distribuzione, un grande interesse che convoglia su delle pubblicazioni che sono proprio l'espressione della multidisciplinarietà che richiedono questi temi. E quindi è forzatamente, e io credo che a beneficio di tutta la nostra comunità, è diciamo, un impegno, ma anche un dovere del nostro Ateneo di rendersi disponibile e collaborare con competenze che ci sono già approfondite, che si sono, diciamo, cresciute nel tempo, ma anche con nuove competenze che possono via via emergere e magari focalizzarsi e reindirizzarsi un pochino anche ad alcuni temi che ci sono cari. Io credo che probabilmente anche nel bando LIFE, adesso sentiremo proprio nel corso di questa mattina, ci sarà da dare una particolare rilevanza anche al tema del Covid e alla pandemia che stiamo vivendo in questo momento. Quindi sono veramente molto, molto curiosa e in attesa anche di sentire che cosa ci diranno i nostri esperti dal punto di vista proprio del bando e delle richieste di questa chiamata, di questa call. Quindi auguro un buon lavoro a tutti e grazie ancora. Alberto, per aver organizzato in modo così capillare alla fine questa discussione, questo evento. Grazie. Benissimo, grazie. Grazie Marina. È vero, è un evento che abbiamo pensato già da molto tempo perché questo è un bando che consideriamo molto importante per il nostro ambito, per il nostro territorio. Allora, oggi io vi condurrò all'interno di questo webinar. Essendo un webinar, cercheremo di gestirlo in modo agile, in modo veloce, con delle presentazioni sintetiche, ma che sono sicuro saranno efficaci. Vedremo di capire meglio i contenuti delle bando LIFE, questo lo facciamo e lo faremo con il supporto del Servizio di Ricerca dell'Università di Brescia, che, come detto, assieme al CSMT intende affrontare e mettere a frutto al meglio possibile le opportunità che sono offerte dal bando LIFE. Entreremo nel merito delle caratteristiche del bando anche con Matteo Falasconi, che fa parte del nostro team in Project Funding, quindi un team che intende accompagnare le aziende, gli enti, le imprese varie nello sfruttare al meglio queste importanti opportunità. Angelo Salsi ci dirà qualcosa in merito alla gestione del bando LIFE con una voce che viene direttamente dal management, dalla gestione principale del bando LIFE di Bruxelles. Per cercare di essere concreti poi scorreremo in via breve alcune idee progettuali, alcuni progetti in corso e alcune idee progettuali per fare in modo che sia chiaro per tutti qual è la tipologia di iniziative e di progetti che vorremmo porre. Ogni presentazione sarà seguita da una breve, ma comunque spero efficace, insomma, sessione di domande. Come già la nostra responsabile marketing, Licia Zagni, ha sottolineato all'inizio, siete tutti pregati, insomma, di far uso della chat durante le presentazioni per
per porre i vostri quesiti, le vostre domande. Il mio compito sarà quello di cercare di raccoglierle e di poi porle ai diversi relatori. Questo è tutto. Stefania Venturi ci presenta ora il bando live, così cominciamo a capirne quali sono le caratteristiche e le finalità. Stefania Venturi, che è responsabile del servizio ricerca dell'Università di Brescia. Prego, Stefania. Il microfono forse? Stefania, non ti sentiamo. Direi questo, puoi Sì, magari però provare. io non sento più niente. Sì. Non riusciamo a sentire la voce di Stefania. Stefania, se riesci a rientrare oppure se vuoi a collegarti anche con il Mi telefono sentite usando. ora? Sì, ora sì, prego Stefania. Mi sentite? È perché Sì. c'è stato un momento che non ho più sentito niente, è andato Ah, via mi proprio dispiace, tutto prego. il Ora lato. comunque penso che sentiamo bene, quindi puoi continuare. Ah. Grazie. Posso iniziare? Ok, quindi buongiorno a tutti, sono Venturi del Servizio Ricerca. Ho preparato una presentazione sul bando LIFE. Io farò vedere ora delle slide che andrò, diciamo, scorrendo abbastanza velocemente, perché comunque poi verranno distribuite a tutti i partecipanti. Quindi il bando LIFE si struttura essenzialmente in due sottoprogrammi, il sottoprogramma per l'ambiente e il sottoprogramma per il clima. Il sottoprogramma per l'ambiente è quello alla quale la Commissione europea riserva la maggior parte del budget, circa il 75%, e il resto invece sul sottoprogramma azione per il clima. Diciamo io voglio andare un po' subito al sodo, quindi le scadenze. Dal punto di vista operativo, il bando è stato pubblicato il 2 aprile, troverete poi nelle slides il link dove poter scaricare il bando. La scadenza presentare le No, Stefania, mi permetto di interrompere, non ti sentiamo. Posso suggerirti di chiudere tutti gli altri programmi, se mi senti, e eventualmente di chiamare la conference tramite il telefono. Perché infatti il tuo account si disattiva ogni tanto, vedo. Ecco, nel frattempo, Licia, attendiamo che Stefania si colleghi o è opportuno magari che passiamo alla presentazione successiva? Aspettiamo un attimo, magari. Proviamo a aspettare magari qualche minuto, vedere se si collega telefonicamente, riusciamo magari a rispettare la scaletta. D'accordo, allora chiedo pazienza, 1 o 2 minuti il tempo che Stefania cerchi di collegarsi con il telefono. Nel caso ci fossero delle difficoltà, passiamo alla presentazione successiva di Matteo nell'arco di un paio di minuti. D'accordo? Abbiamo modo magari di sentire Stefania attraverso mail o telefono per capire se si sta collegando in altro modo. Provo io via mail. Un altro minuto, facciamo questo tentativo per il limite.
Ecco, sto vedendo che stanno scrivendo nella chat. Comunque, la mia voce la sentite bene? Quindi era un problema solo con la dottoressa Venturi o in generale con tutti i relatori? Visto che stanno scrivendo nella chat. La tua si sente molto bene, sì. Ok, quindi probabilmente è un Però problema di connessione. vedo nella chat che Angelo Salsi dice che non sente quasi nulla e anche qualcun altro. Sì, solo con Stefania No, probabilmente. il problema credo che sia un problema di connessione di Stefania verso la piattaforma, per cui secondo me dobbiamo cercare di ricollegarla, anche perché la sua presentazione è propedeutica a quello che dirò io poi nella mia, per cui non penso che si possa anticipare la mia presentazione rispetto alla sua. D'accordo, va bene. Sì, Adesso comunque col cerco. telefono risolviamo il problema, perché col telefono la voce si sente molto bene, quindi basta che ci chiami telefonicamente. Bisogna Adesso io solo avvisarla. mando un messaggio a Stefania in cui le sollecito di collegarsi via telefono. D'accordo. Sì, si sta collegando col telefono. Ha avuto una qualche difficoltà anche con il telefono. D'accordo, grazie Marina. Nei webinar precedenti non avevamo mai avuto particolari difficoltà, però purtroppo capitano. Ecco. Vedo un paio di persone in chat che confermano, come potete vedere anche voi, che la connessione al telefono dovrebbe funzionare abbastanza bene. Magari Stefania, quando ti colleghi, staccati dalla connessione con il PC, perché può darsi che le due connessioni contemporanee possano No, creare. Alberto, No. ti correggo perché non si può scollegare, deve rimanere collegato Assolutamente. attraverso un PC perché sennò non vediamo la presentazione. Giusto, certo, Quindi hai assolutamente collega la ragione. presentazione e basta che silenzia microfono in entrata, sia le casse che insomma, audio in entrata e in uscita e mantiene solo il telefono. Andiamo innanzitutto. Aspettiamo ancora un paio di minuti, dopo comunque in qualche modo dobbiamo ovviamente continuare. Sì. Al limite Matteo, farei tu una sintesi, visto che conosci molto bene il bando delle caratteristiche principali. Aspettiamo comunque ancora 1 o 2 minuti e dopo vediamo. Sì, purtroppo abbiamo fatto le prove tecniche, ma la connessione cambia di giorno in giorno, quindi probabilmente oggi a casa, poi stiamo essendo tutti nella propria abitazione, non abbiamo le caratteristiche, insomma, gli standard tecnici che si hanno in ufficio. Io a questo punto mi permetterei di proporre magari di andare avanti con la presentazione e non appena si ricollega Stefania, magari lei riprende da dove interrompo io, così. Va bene, allora prendi tu la parola per favore Matteo, andiamo avanti, appena Stefania riesce a entrare, switchiamo su Stefania, d'accordo? Va bene. Ti ho passato il ruolo di relatore.
quindi puoi proiettare. Riuscite a vedere lo schermo? Sì, si vede bene. Perfetto. Allora, la dottoressa Venturi stava illustrando l'agenda, la timeline per le scadenze del bando di quest'anno e come stava dicendo appunto il bando è stato pubblicato il 2 aprile, la prima scadenza è il 14 di luglio per la presentazione delle pre-proposal relative ai progetti nel sottoprogramma ambiente e uso efficiente delle risorse. Poi vedremo un attimo più nel dettaglio di che cosa parla questo sottoprogramma, quali sono le tematiche. Presentazione delle pre-proposal significa che entro il 14 di luglio bisogna inviare un'idea di progetto molto sintetica di circa 10 pagine e quindi non si tratta della full proposal. Il 16 luglio scade il bando per la presentazione di idee che riguardano l'area natura e biodiversità e sempre il 16 luglio scade anche c'è la scadenza per i progetti governance e informazione. A ottobre del 2020 i proponenti riceveranno una notifica dalla Commissione se il loro progetto presentato in questa prima fase è stato selezionato, è stato ammesso alla seconda fase di presentazione, quindi entro febbraio 2021 dovranno presentare la proposta dettagliata. Poi a luglio del 2021 la Commissione finalizzerà la fase di negoziazione, ci sarà la firma del grant e i progetti potranno iniziare a partire dal 1 settembre 2021. Questa è una cosa importante, cioè i progetti LIFE sono progetti che guardano al futuro, non vanno pensati come progetti che finanzino attività che si stanno svolgendo in questo momento, ma sono progetti di innovazione che guardano ovviamente al prossimo triennio, quadriennio, quindi partenza da settembre 2021 in avanti. Per l'area clima le regole sono un po' diverse, ovvero sia bisogna presentare il progetto esecutivo entro il 6 ottobre 2020. I candidati verranno avvisati dalla Commissione sull'esito delle valutazioni a febbraio, verso maggio-giugno sarà possibile firmare i grant e i progetti possono partire diciamo dal 1 luglio 2021. Ora i progetti si dividono in due tipologie, poi come illustrerò un po' più in dettaglio nella mia presentazione, sono progetti tradizionali e progetti di altro tipo, che sono progetti integrati piuttosto che progetti di governance. I progetti tradizionali sono quelli che interessano la maggior parte della platea, ivi incluse le aziende, e per presentarli bisogna seguire appunto l'iter che abbiamo visto in precedenza. Mi è sembrato che la dottoressa Venturi si sia ora ricollegata. Stefania? Forse ho visto male. Ecco, in relazione all'emergenza. Sì. Riesco a sentirti. Secondo me ci sono problemi comunque. Ci sono problemi di linea, Stefania, perché ti sentiamo a scatti. Mi sentite? No, Stefania, ti devi collegare purtroppo solo tramite telefono perché la tua connessione internet non ci permette di sentirti, quindi hai provato a collegarti col telefono? Cioè, io già non... Non vi sentivo nemmeno voi prima quando parlava.
Sì, hai un problema sulla linea, quindi se riesci a contattarci col telefono è l'unico modo per sentirti. Ma io allora col telefono vi ascolto. Col telefono puoi intervenire con la parola, sì. Col telefono collegata vi ascolto, forse non mi sentite. Hai provato col telefono a parlare e non ti si sentiva. Licia, non so, forse a questo punto vale la pena andare avanti. Sì, magari... di andare avanti, esatto. No? Mi sembra che si risolva la questione. Se parlo io adesso. Ok, sì, prego. Sì, a me sembra, Alberto, che ci sia un problema di connessione. Io sto parlando ora, però non mi sentite? Ora sì, però a quanto pare l'audio va e viene Stefania. Prova a continuare, ma temo che... Non mi sembra. Temo che ci siano delle difficoltà. Mi sentite adesso, se io parlo? Sì. Stefania, stanno suggerendo di togliere la telecamera, ma forse tu già hai telecamera disattivata. Fammi vedere. Sì, così è. Io direi, non riusciamo a sentire... No, sento la mia voce dopo un po'. No, probabilmente... Probabilmente c'è un problema di ritardo nell'audio, c'è un problema di rimbalzo e c'è un problema di connessione. Esatto, a me spiace Stefania, ma temo che non sia possibile per noi riuscire a veicolare il tuo intervento in modo diretto. Chiederei a Matteo di continuare la presentazione e vediamo se la situazione magari cambia in seguito. Scusami Stefania, non saprei come gestire diverso la cosa. Matteo, puoi per favore continuare, così cerchiamo di far capire certamente. Grazie. Allora, sulle nuove misure introdotte a causa del Covid, non voglio anticipare troppo perché penso che il dottor Salsi poi dirà qualcosa di più specifico in merito, e quindi passerei alla slide successiva. Il programma LIFE è un programma, diciamo, un po' diverso dai programmi comunitari che magari molti conoscono, come Horizon 2020, ovvero a tema assegnato. Nel programma LIFE sono definite delle priorità tematiche, ma non sono, dei temi fissati. Quindi è possibile proporre progetti su pressoché qualsiasi argomento, purché in qualche modo diciamo, il tema del progetto, l'idea progettuale rientra all'interno di certi paletti abbastanza flessibili. Per il programma ambiente, ad esempio, i temi sono molto diversificati, si parla di acqua, rifiuti, economia circolare, efficienza delle risorse, sostanze chimiche, riduzione dell'inquinamento, riduzione delle emissioni, natura e biodiversità, e progetti di governance e informazione che in qualche modo riguardano la comunicazione, la disseminazione e la promozione dei risultati, e sostanzialmente sono ammissibili due macro categorie di progetti, come dicevo prima, ovvero sia progetti tradizionali, e su questo spiegherò qualcosina più in dettaglio nella mia presentazione successiva, progetti integrati e progetti di assistenza tecnica. I progetti tradizionali sono quelli che interessano noi sostanzialmente proponenti. Andiamo avanti.
ai progetti live, cosa importante, possono partecipare tutti sostanzialmente, cioè qualsiasi tipo di entità legale riconosciuta in Europa, ovvero sia enti pubblici, enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, autorità locali, università, organizzazioni private, quindi aziende, sia commerciali che non commerciali, quindi possono essere aziende for profit, aziende no profit e anche ONG. C'è una cosa da dire, che possono coordinare progetti live solo partner che appartengono alla comunità europea intesa come UE a 27, quindi deve essere uno dei 27 stati membri. Le regole sul partenariato non sono rigide, anche su questo aggiungerò qualcosa nella mia successiva presentazione. Mi è capitato in passato di presentare, avere finanziati progetti con un singolo proponente, molto spesso i progetti LIFE sono multipartner. Le modalità di finanziamento, cosa importante, il programma finanzia con un contributo a fondo perduto del 55% i costi ammissibili nel progetto. Fanno eccezione i progetti che riguardano la natura e la biodiversità, che possono ricevere fino al 60 o addirittura 75% del contributo a fondo perduto. I progetti integrati invece sono cofinanziati al 60%. Quali sono i costi elegibili di un progetto? Sono esclusivamente quelli sostenuti durante il progetto stesso. Quindi nei LIFE non sono elegibili costi sostenuti in data antecedente alla data di avvio. Come abbiamo visto prima, la data di partenza prevista per i progetti LIFE in area ambiente è il 1 settembre 2021, mentre in area clima è il 1 luglio 2021. Sono elegibili tutte le tipologie di costo più o meno caratteristiche, cioè costi di personale diretto e indiretto, inclusi per esempio i consulenti in-house, piuttosto che il personale non direttamente dipendente, ci sono regole particolari, materiali di consumo, costi di infrastrutture, su questo aggiungerò qualcosa nella presentazione successiva, attrezzature, macchinari, prototipi, viaggi, missioni, consulenze esterne, altri costi che riguardano per esempio la promozione dei risultati. E su tutti questi costi, sulla somma dei costi, si applica il 7% di costi indiretti. Sulle consulenze esterne c'è una regola, del bando, che prevede che questi costi non possano eccedere il 35% del costo complessivo. Per approfondimenti, ovviamente sono a disposizione informazioni su internet, il sito del LIFE è fatto veramente molto bene, mette a disposizione le informazioni in modo molto razionale, molto chiaro. Il 30 di aprile la Commissione europea organizzerà un Information and Networking Day, quindi un Info Day in streaming e via web, al quale si può partecipare, ci si può registrare. Le registrazioni mi sembra siano aperte fino al 25 di aprile. E a questo punto io, siccome immagino che Salsi aggiungerà qualche informazione di dettaglio su questo e anche sul futuro work program, non mi dilungo ulteriormente. Per coloro che sono in platea e fanno parte dell'Università di Brescia, ovviamente Stefania Venturi e Valentina Chirico e tutto lo staff del servizio ricerca, trasferimento tecnologico e dell'ufficio ricerca internazionale sono a disposizione per ulteriori dettagli e approfondimenti. E bene, questo chiude la prima presentazione. Ti posso chiedere per favore, Matteo,
solo una piccola sottolineatura, scusandomi ancora per questi malfunzionamenti che hanno reso poco, hanno reso non possibile, insomma, la presentazione dei contenuti da parte di Stefania Venturi. Matteo, però io penso che noi potremmo commentare un attimo, una caratteristica che riguarda il coinvolgimento e il ruolo che un'entità come l'Università di Brescia ha all'interno dei progetti LIFE. Perché LIFE, come sai, come sappiamo, insomma, da sempre è stato promosso e presentato come un bando che non è un bando di ricerca in sé, ma all'interno delle quale la valenza della partecipazione di un ente universitario è comunque importante, o comunque che può avere degli impatti importanti. Potresti solamente dire due parole in merito a questo, anche sulla base dell'esperienza dei vari progetti live che hai visto. Quindi quanto efficace può essere la compartecipazione di realtà industriali, ma anche di realtà di ricerca all'interno di progetti LIFE, proprio in termini molto brevi. Sì, ma io diciamo la mia esperienza ovviamente riguarda gli ultimi, penso, 10-12 anni e ho seguito una cinquantina di progetti, alcuni dei quali, direi, molti dei quali sono stati finanziati. In circa la metà di questi era presente un ente di ricerca, quindi un'università o un centro di ricerca come può essere il CNR oppure l'ENEA. E statisticamente, grosso modo, questo è anche quello che si osserva dai numeri della commissione. Quindi un progetto su due è partecipato da un ente di ricerca. Questo perché? Perché molto spesso in progetti di innovazione, che siano progetti pilota o dimostrativi, è necessario completare in maniera funzionale al progetto una parte della ricerca pregressa che è stata svolta, e molto spesso questo incarico viene in qualche modo svolto da un ente di ricerca, cioè dall'ente che ha portato avanti la fase di ricerca fondamentale. Per cui, secondo me, avere nel partenariato il soggetto con cui magari si è svolta la ricerca, la prima parte della ricerca e sviluppo, può essere molto importante. Sì, lo è senza dubbio, e anche in merito direi a un altro elemento che penso menzionerai nel prossimo tuo intervento, che è quello un po' della valutazione degli impatti ambientali che questi progetti hanno, e sono valutazioni che hanno bisogno di una competenza, di una sistematicità che fa parte, insomma, del DNA e delle competenze che all'interno degli enti universitari crescono e si ritrovano. Quindi anche su questo, anche sul ruolo nella valutazione degli impatti ambientali, una valutazione che sia oggettiva, terza e consuntivata. Due piccole cose che ho visto dalla chat. Sì, confermiamo che le slide verranno senza dubbio condivise, quindi avrete modo di poter tornare sui contenuti degli interventi che sono state fatte. Tra l'altro, questa intera sessione verrà anche e viene, diciamo, verrà resa disponibile anche per una visualizzazione successiva, viene registrata per una visualizzazione successiva. Altra domanda, e poi chiudo, che ho visto in chat, sì, che parla di tempistiche su bandi di economia circolare diverse da queste. No, le tempistiche sono quelle che avete visto nelle slide che Matteo ha già presentato in sé, e queste sono quelle che regolano, insomma, il bando LIFE. Forse alla persona che ha scritto in chat, Carlo Amati, faceva riferimento a un altro bando, dove ci sono altri strumenti, per esempio il Ministero dello Sviluppo Economico, che avranno, insomma, tempistiche diverse. Ma il bando LIFE vive delle tempistiche, delle modalità che abbiamo visto. Va bene, allora io ti chiederei, Matteo, di allora entrare nella seconda parte, insomma, dell'intervento, che è quella delle modalità più opportune, insomma, di quelle che hai chiamato i segreti per concepire un progetto LIFE di successo. Ti do ancora la parola un'altra volta. Sì, questa presentazione l'ho preparata in funzione del fatto che vorrei cercare di trasferire un po' di quella che è la mia esperienza in appunto circa 12 anni che scrivo progetti LIFE, avendone visti un congruo numero e avendone seguiti poi in corso d'opera qualche decina. Chiaramente
non pretendo di essere esaustivo e di esaurire quelli che sono, diciamo, segreti e trucchi, ma di trasmettere almeno i messaggi essenziali. Ora, innanzitutto qualche numero sul programma Life. Il programma è attivo dal 1992, penso che sia il programma più longevo attivato dalla Commissione europea e oggi gestito da un'agenzia che si chiama EASME. In Italia da allora sono stati finanziati 795 progetti, 4.600 progetti in tutta Europa. Circa il 50% sono coordinati, questi progetti sono stati coordinati da soggetti privati, profit o non profit, comunque sia aziende. Il 50% è un ente di ricerca del partenariato. 9 progetti su 10 sono dei progetti multipartner, con un partenariato molto ridotto di 5 partner. Nella stragrande maggioranza dei casi, di tipo nazionale, nel senso che i progetti Life hanno una connotazione a livello di implementazione molto locale, cioè devono essere implementati e avere ricadute e impatti in specifiche aree. 7 progetti su 10 circa sono progetti pilota o progetti dimostrativi. Dimostrativi in ambiente rilevante. Costo medio tra i 2 e 3 milioni di euro, la durata generalmente compresa tra i 24 e i 36 mesi. Questo diciamo che è un po', se volete, l'identikit del progetto Life quadratico medio. I temi affrontati nei progetti Life sono veramente i più disparati. La Commissione europea ha commissionato una review su 2.600 progetti finanziati nell'ultimo, penso, 15 anni o nell'ultimo decennio. E, i temi affrontati sono veramente, vanno dalla gestione dei rifiuti all'economia circolare, all'eco-design di prodotto, di processo, il trattamento delle acque, il risparmio idrico, la riduzione dell'inquinamento, la progettazione urbana, l'agricoltura sostenibile, la riduzione delle emissioni di gas serra, le energie rinnovabili, eccetera, 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 nel senso che, come potete vedere da questa tortina, c'è veramente di tutto di più, perché una delle caratteristiche, secondo me, interessanti del Life è che è un bando a tema libero molto aperto che permette ai proponenti di proporre in linea di principio qualunque tipo di progetto per la sostenibilità ambientale o climatica. Che progetti finanzia il Life? L'abbiamo visto prima, cioè progetti pilota, dimostrativi, di buone pratiche o progetti di informazione. Questi sono i progetti tradizionali che ci interessano. Entriamo un attimino nel merito di che cosa sono queste tipologie di progetti. Un progetto pilota è un progetto che propone un'idea o una soluzione che non è mai stata sperimentata o applicata prima, quindi si parla di un progetto proprio di technology development, che offra importanti vantaggi dal punto di vista ambientale e climatico rispetto alle attuali pratiche, nel settore e inoltre offra una notevole, diciamo, un notevole potenziale di replicabilità, quindi deve essere un progetto altamente scalabile, replicabile, e quindi altamente impattante a livello comunitario. Poi ci sono i progetti dimostrativi, che sono progetti simili ai precedenti, ovvero progetti che propongono prodotti, processi o metodi innovativi nel contesto specifico del progetto, ma che potrebbero essere stati, per esempio, applicati già con successo in ambiti diversi da questi. Quindi si parla di technology transfer. In questo caso, l'obiettivo del progetto è quello di dimostrare quel determinato prodotto processo su una scala rilevante.
Oggi, per esempio, vedremo la presentazione di uno di questi progetti da parte del dottor Baresi di Turboden, un progetto che ha connotazioni tipicamente dimostrative. Progetti di buone pratiche, ovvero progetti che propongono tecniche, metodi, approcci all'avanguardia, ma che sono già noti e magari sono da consolidare, affermare o diffondere meglio. E poi ci sono i progetti di informazione che sostanzialmente hanno come obiettivo la comunicazione e la divulgazione dei risultati per sensibilizzare i cittadini europei ad una maggiore responsabilità e attenzione verso l'ambiente e il clima. Generalmente il LIFE che cosa non finanzia? Allora, non finanzia la ricerca di base sulla base di un meccanismo di complementarietà con altri bandi, per esempio Horizon 2020. La ricerca di base deve essere un presupposto alla presentazione della proposta, ovvero sia, in fase di presentazione del progetto, vi sarà chiesto, c'è una sezione molto specifica, del Technical Annex, dove illustrare il lavoro e i risultati ottenuti nella fase di ricerca preliminare. Nei LIFE sono ammesse limitate attività di ricerca, deve essere una ricerca applicata, diciamo, funzionale al raggiungimento degli obiettivi del progetto, come dicevamo prima. Generalmente il LIFE non finanzia neanche la realizzazione di grandi infrastrutture, cioè impianti industriali produttivi aventi un costo superiore ai 500.000 euro. Tuttavia, per mia esperienza, questa regola è una regola scritta, ma poi nella pratica bisogna andare a vedere lo specifico progetto, perché in realtà è ammessa la realizzazione di grandi impianti o macchinari se funzionale al raggiungimento di determinati obiettivi e impatti, nel senso che è un esempio, è il progetto che citavo prima, che vedrete presentato tra pochi minuti. I costi in questo caso vanno calcolati in quota di ammortamento, e in funzione della percentuale di utilizzo di questo impianto nel progetto. Quindi non vi verrà, diciamo, finanziato al 100% sul bando. Però normalmente il finanziamento copre una buona parte dei costi. Qui ho voluto cercare di dare un po' la mia ricetta del progetto LIFE, visto che va così di moda, come dire, proporre ricette e l'ambito culinario. Volevo dare la mia ricetta. Ora, secondo me la cosa fondamentale è partire dall'idea di progetto. L'idea del progetto deve essere messa al primo posto insieme, cioè l'ambiente e il clima devono essere collocati al primo posto, quindi ci deve essere una corrispondenza molto precisa, molto alta con le aree prioritarie del bando LIFE e le politiche comunitarie di quello specifico settore. Secondo, l'innovazione. Innovazione significa non ricerca, come dicevo prima, ma applicazione dei risultati della ricerca e di trasferimento di questi risultati ad un contesto adeguato. Quindi potrebbe essere il contesto industriale, contesto commerciale, oppure anche un ambito sociale, diciamo. Il terzo sono gli elementi di valore aggiunto della proposta. Uno di questi, quello che sostanzialmente i valutatori chiamano valore aggiunto europeo. Tra questi ci sono la sostenibilità, non soltanto ambientale, ma sostenibilità economica dell'iniziativa, sostenibilità sociale, e poi la trasferibilità e la replicabilità dei risultati del progetto. Cioè il progetto non deve essere fine a se stesso, ma deve consentire poi una replicazione di queste buone pratiche, di questi metodi, di queste tecniche innovative su una scala più ampia, magari a livello europeo. La parte tecnica del progetto e la parte economica devono essere fra loro altamente coerenti. Questo è un elemento di giudizio molto importante. I partner è importante che coprano la value chain e siano complementari fra di loro.
Nei progetti live, come dicevo prima, non esiste la ricetta ideale per il numero di partner. Il numero di partner ideale non esiste. Però tipicamente i consorzi sono formati, le partnership sono formate da pochi soggetti. A volte mi è capitato anche un singolo partner che abbia presentato il progetto e abbia poi avuto successo. La cosa fondamentale è che siano fra di loro complementari e che riescano in qualche modo a soddisfare le esigenze del progetto. Cioè bisogna far vedere che il consorzio è tale per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. La durata dipende molto dalla tipologia di progetto e dal livello, soprattutto dal livello di maturità iniziale della tecnologia. Allora, in genere i progetti live sono di una durata che va dai 24 ai 36 mesi. Raramente ho visto progetti molto brevi, meno di 18 mesi, e rarissimamente ho visto progetti di 10 anni, anche se per la verità la Commissione Europea ha finanziato anche live di durata pluriennale, 5, 6, 7, addirittura 10 anni, da quello che so. È chiaro che il livello di maturità iniziale del progetto è una cosa fondamentale. Il budget dipende dagli obiettivi, dalla dimensione del consorzio e dagli impatti attesi. Su questo la Commissione Europea non pone vincoli stretti, ma l'unico vincolo è quello della coerenza tecnico-economica. Vediamo se ho ancora un paio di slide sui trucchi e suggerimenti, tips and tricks. Secondo me è fondamentale conoscere i contenuti del work program pluriennale, e per questo ci sono le linee guida dei proponenti, per capire una corrispondenza con le politiche comunitarie, gli obiettivi e le priorità e i temi del LIFE. Sapere come i progetti vengono valutati dagli esperti, quindi leggersi le linee guida di valutazione, cioè quali sono gli elementi di valore su cui focalizzare l'attenzione. Sottoporre la propria idea ad una valutazione di fattibilità e quindi avere un confronto con esperti esterni da cui possono emergere i punti di forza e di debolezza del progetto. Costruire una partnership solida e credibile. E costruire il budget di progetto non tanto pensando, immaginando di chiedere il più possibile, ma pensando che i costi dovranno essere poi rendicontati secondo delle regole specifiche. Quindi bisogna conoscere le linee guida finanziarie e il model grant agreement. Non ultimo, io direi affidarsi ad un partner, per esempio come CSMT, che ha competenza e esperienza in ambito live. Come diceva prima Alberto, noi vi assistiamo in tutte le fasi che servono per la presentazione e anche la consuntivazione e la gestione del progetto. Con questo io ho concluso, dico soltanto che sono a disposizione di chi volesse contattarmi tramite email per fissare appuntamenti e discutere eventualmente questioni specifiche o discutere idee progettuali dedicate. Grazie. Benissimo, grazie Matteo, grazie anche per aver rispettato abbastanza i tempi, visto che purtroppo le varie difficoltà ci hanno portato un attimino in là rispetto alla tempistica. Prima di chiedere al dottor Salsi di dirci qualcosa di circa gli obiettivi e l'idea insomma della Commissione Europea nel sostenere il bando live, volevo chiederti Matteo una piccola integrazione in merito alla alla allocazione insomma di questi progetti. Noi abbiamo già menzionato che i progetti sono sottoposti a valutazione, che quindi c'è una certa competitività. Quali sono gli elementi principali di valutazione del progetto che i valutatori devono osservare, che quindi devono anche essere tenuti presenti da chi deve predisporre i progetti per poter porre l'accento nei punti principali? Quali sono i criteri più importanti?
Sì, allora, brevissimamente, i criteri cambiano a seconda, diciamo, nel concept node, cioè nella fase 1 e nella fase 2 sono diversi. Nella fase 1 i criteri sono basati sulla qualità complessiva della proposta, cioè valutazione dei risultati preesistenti, la dimostrazione di fattibilità del progetto e la coerenza del budget. E il secondo criterio è il valore aggiunto europeo, cioè il fit con le tematiche prioritarie del LIFE, gli obiettivi, gli impatti e la sostenibilità. Per passare in fase 2 bisogna prendere uno score minimo di, mi sembra che sia 15 su 50 punti. In fase 2 i criteri cambiano leggermente, quindi ci sono criteri specifici, punteggi assegnati alla coerenza e qualità tecnica della proposta e alla coerenza economica, il valore aggiunto europeo, nel senso che ho spiegato adesso, e poi vengono assegnati dei bonus per quanto riguarda il contributo a specifici topic, la sinergia con altre aree del programma e la transnazionalità. Alla transnazionalità del progetto vengono dati al massimo 4 punti, per cui potete capire quanto può essere, diciamo, importante o non importante mettere in piedi un consorzio europeo. Non so se ho risposto alla domanda. Certo, c'è un'ulteriore domanda che riguarda la protezione del know-how. Come i progetti LIFE gestiscono la protezione del know-how, quindi della proprietà dei risultati a valle di un progetto? Allora, la protezione della proprietà intellettuale viene gestita sostanzialmente attraverso un accordo di partenariato che deve essere siglato dai partner tipicamente entro i primi 3 mesi dall'avvio del progetto. Quindi normalmente questo accordo di partenariato regola anche gli aspetti legati alla proprietà intellettuale. Qui sono i partner che decidono come regolare e come, diciamo, regolare questi accordi. Ecco, penso che questa sia proprio la caratteristica da sottolineare. Quindi LIFE come programma è un programma molto generoso perché dà un supporto finanziario molto forte, ma in fondo chiede molto poco in termini di know-how. Chiede soprattutto che ci sia una parte di promozione, disseminazione di queste buone pratiche, perché ovviamente l'obiettivo del finanziamento europeo è nello stimolare delle pratiche che siano buone e che poi possono avere una replicabilità, però nello stesso tempo la Commissione europea non chiede di avere una propria proprietà dei risultati, anche se è il maggiore finanziatore dei progetti, visto che immette il 55% dei fondi, ma sono gli stessi partner, come Matteo ha sottolineato, e sono liberi di allocare i risultati come è più opportuno che sia. Senza dubbio, la formula principale è che la modalità di allocazione degli intellectual property non deve costituire una barriera alla moltiplicazione, alla replicabilità o comunque alla messa a frutto e allo sfruttamento dei risultati dei progetti stessi. Io adesso direi che possiamo passare la parola al dottor Angelo Salsi. Il dottor Angelo Salsi è il capo unità del bando nell'agenzia EASME del programma LIFE, quindi insomma, è la persona che meglio di tutte può passare il messaggio e dirci cosa ritiene importante e quali sono gli aspetti importanti che il programma LIFE e l'unità che lui gestisce vogliono portare, insomma, con questo bando del 2020. Prego, dottor Salsi. Grazie Alberto, spero che mi sentiate tutti. Sì. Grazie per aver detto che il programma LIFE è molto generoso, in genere ci accusano esattamente del contrario, visto che siamo probabilmente il programma con il tasso di finanziamento più basso storicamente della Commissione, quindi il primo messaggio, tanto per essere magari un po' rudi ma diretti e chiari, è che se qualcuno spera di ottenere dei tassi di finanziamento del 70, 80, 90 o anche il 100% stile Horizon, in life non c'è ciccia.
Attualmente noi paghiamo il 55%, abbiamo dei tassi di overhead, quindi le spese generali, che è una flat rate del 7% contro il minimo del 25% di Horizon. Quindi se sono i soldi del finanziamento il driver principale del progetto, allora Life non è il posto giusto. Se invece avete bisogno di flessibilità e di adattabilità, Life è sicuramente il posto più adatto per andare a cercare questi supporti, e soprattutto se avete un senso di ownership della vostra idea effettivamente sviluppata, cioè se è veramente una cosa che voi volete fare nella vostra azienda o nel vostro ente. Quindi se avete un'idea di business e volete portarla avanti e avete bisogno di un partenariato, per esempio, pubblico-privato o privato-privato, avete bisogno di tempo, avete bisogno di una dimensione del progetto che non è consentita in altri programmi. Facciamo l'esempio classico adesso non si chiama più il programma SME, adesso è il Business Accelerator o l'Innovation Council. 2,5 milioni il finanziamento massimo, una durata massima nel tempo, mono beneficiario obbligatorio, completamente business driven. Quindi adesso io vi faccio l'esempio di un progetto in cui dovete farlo almeno in due, già lì non potete più partecipare. Avete bisogno di 6 anni di tempo per realizzarlo, già lì non potete più partecipare. Avete bisogno di 15 milioni di euro di finanziamento, non di 2 milioni o 3 milioni di euro. Già lì non potete più partecipare, quindi come vedete i meccanismi dei programmi a volte sono i determinanti che vi inducono a fare una scelta invece che un'altra. La cosa interessante è che riceviamo ancora oggi, addirittura in maniera molto esplicita, dei progetti da piccole e medie imprese o anche da aziende di più grandi dimensioni che ci scrivono chiaramente: io ho fatto la mia proposta da voi a Life, perché il mio obiettivo principale era, vuoi per social responsibility, vuoi per altri elementi, era l'impatto ambientale. E Life è l'unico programma che premia innanzitutto l'impatto ambientale o in termini di cambiamento climatico. Quindi se la narrativa del vostro progetto è: io voglio fare qualcosa di buono da un punto di vista business, ma allo stesso tempo voglio realizzare qualcosa di buono da un punto di vista ambientale, Life è sicuramente il programma più adatto perché vi premia di più. Quando facciamo la valutazione, vi diamo uno score che è in funzione del vostro impatto ambientale. Detto questo, passiamo alle novità che Matteo giustamente ha parzialmente sorvolato in risposta anche alla crisi del Covid. Allora, la prima novità è che, nonostante tutto quello che si continua a dire in giro per l'Europa, che l'Europa magari non c'è fino al livello in cui ogni singolo cittadino si aspetterebbe. L'Europa non ti prepara i croissant alla mattina, l'Europa non ti pulisce tutta la casa, non ti risolve tutti questo tipo di problemi, non ti salva il lavoro di sicuro, non ti garantisce il tuo salario ogni santo giorno, come non lo può fare nemmeno lo Stato italiano. Ma l'Europa tutto sommato c'è. E quando uno scende di granulometria può andarla a trovare questa Europa, e anche nel caso di Life potevamo fare di più, potevamo fare meglio, sì, però potevamo anche non fare niente, potevamo pubblicare il nostro bando tel quel, come l'abbiamo sempre pubblicato negli ultimi anni, e pensare che nulla stesse succedendo. Ma siccome siamo tutto sommato, anche se euroburocrati, siamo degli esseri umani anche noi e ci rendiamo conto delle difficoltà in cui vivono le persone e anche le aziende, ci siamo dati una mossa e veramente nell'arco di pochi giorni di lavoro o di riflessione abbiamo studiato tutta una serie di meccanismi per cercare perlomeno di mitigare l'impatto della crisi economica che ci sta arrivando in casa grazie al Covid. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto, la più logica, naturalmente abbiamo pubblicato il bando come era previsto, il 2 di aprile. Ma abbiamo allungato le deadline di un mese subito, quindi non siamo stati lì ad aspettare di vedere cosa stesse succedendo, quanto sarebbe durata la crisi del Covid. Abbiamo aggiunto a tutte le deadline un mese di tempo. Mese di tempo che naturalmente per ora, se manteniamo così la cosa, sconteremo soprattutto noi, perché dopo noi dovremmo fare le cose più in fretta e in particolare durante il periodo estivo, ammesso che ci sia poi un periodo estivo. Secondo tutti i crismi come siamo abituati. Se poi il mese non basterà perché la crisi si acuirà e durerà molto di più,
ne riparleremo. Questa è la prima decisione che abbiamo preso. La seconda che abbiamo preso, dopo aver fatto rapidamente girare un questionario attraverso tutti i nostri 1.000 beneficiari dei progetti in corso, ci siamo resi conto che l'avevamo già sentito dire, l'avevamo già in qualche modo intuito, ma molti dei nostri beneficiari ce l'hanno dato come un fatto oramai che stava avvenendo. C'è una crisi di cash flow, manca denaro, manca il cash, specialmente nelle più è piccola l'azienda o l'entità. Guardate che non riguarda solo le piccole e medie imprese, ma riguarda per esempio tutto il settore del non profit, che sono strutture a volte molto simili in termini di bilancio o numero di persone coinvolte. E mancando il cash, naturalmente, se ti arriva se ti arrivano dei soldi abbastanza rapidamente e più di quanti erano previsti inizialmente, questo ti aiuta a mantenere la cassa relativamente, se non in attivo, perlomeno in un ragionevole equilibrio e magari evitare di finire in problemi più grossi. Quindi noi l'unica cosa che potevamo fare, naturalmente siamo legati a un bilancio, cioè abbiamo un tot di soldi, non possiamo inventarcene degli altri. Abbiamo studiato un po' la cosa e qual era l'impatto, abbiamo immediatamente aumentato il primo pagamento, quello che diamo come prefinanziamento all'inizio del progetto, dal 30% che era inizialmente previsto al 40%. Quindi pagheremo 40% di anticipo all'inizio del progetto. Guardate che quando dico all'inizio vuol dire che pochi giorni dopo, poche settimane dopo che voi avete firmato il grant con noi, vi arrivano i soldi in banca. Cioè non dovete aspettare 6 mesi, un anno prima di vedere il liquido, arrivano veramente. Il secondo pagamento sarà di nuovo un prefinanziamento, quindi ci si manda un rapporto di avanzamento. Se il rapporto di avanzamento è ok, se avete speso almeno l'intera cifra che vi abbiamo pagato all'inizio come prefinanziamento, vi diamo un secondo prefinanziamento di nuovo del 40%. Quindi rimanete, diciamo, esposti a fine progetto per un massimo del 20%. La cosa interessante è che abbiamo deciso di applicare questo aumento del primo prefinanziamento anche ai progetti che stiamo per firmare adesso, quindi quelli della call precedente del 2019, che quindi riceveranno più soldi a partire da giugno praticamente di quest'anno, cominceranno a ricevere i loro prefinanziamenti e riceveranno più soldi di quanto inizialmente era previsto. Quindi avranno molte aziende o NGO, avranno una prima boccata d'aria fresca aggiuntiva e poi queste della call di cui stiamo discutendo adesso, nel 2021 anche loro possono già pensare che avranno più soldi che arrivano in cassa a partire dall'estate 2021 in poi, rispetto a quelli inizialmente previsti. Poi ci siamo inventati un altro gadget interessante che sono le sovvenzioni a terze parti, in inglese grants to third parties. Cosa significa? Noi vi diamo una sovvenzione qualora il vostro progetto venisse selezionato, ma voi normalmente realizzate delle operazioni, delle azioni in cui avete dei costi e poi ci rendicontate i costi. In questo caso, voi potrete prendere una parte minima della nostra sovvenzione e utilizzarla per dare delle sovvenzioni a vostra volta, a terze parti. È stata studiata questa cosa soprattutto per finanziare delle piccole entità legali, gruppi locali di cittadini, piccole non profit o altre strutture del genere, che non sono in grado amministrativamente, finanziariamente di partecipare al progetto Life come beneficiario associato, perché non hanno proprio la struttura. E possono però realizzare delle micro operazioni che possono essere estremamente interessanti per il progetto. Immaginatevi un progetto di conservazione della natura, bisogna convincere il comune locale e i cittadini che vi abitano che quella zona lì va protetta e rispettata. Molto spesso si organizzano delle feste della cittadinanza, delle attività di coinvolgimento delle scuole, queste cose qui, cose che costano 5.000, 10.000 euro, 15.000 euro e che è difficile fittare dentro in un progetto della taglia di un Life. L'unica cosa che chiediamo è che i beneficiari che vogliono utilizzare questo sistema ce lo dicano a livello della proposta, ci dicano per quali obiettivi vogliono dare questi finanziamenti e ci spieghino quale sarà il meccanismo che utilizzeranno per selezionare, per pubblicizzare, per selezionare quelli che riceveranno, le entità che riceveranno questi finanziamenti.
avete un massimo di 100.000 euro disponibili su un singolo progetto e potete finanziare potete dare singoli finanziamenti fino a un massimo individuale di 20.000 euro. Quindi questi sono i limiti. Poi abbiamo introdotto una nuova narrativa per le start-up. Allora, se parliamo delle start-up nella maniera in cui la persona della strada se le immagina, sono i 2 o 3 studenti dei master o PhD che vengono fuori dall'università, grande idea, ma non hanno soldi in tasca, non hanno una struttura in termini di business, non hanno una capacità industriale, produttiva, queste cose qui. Dove le mettiamo in genere? In un incubatore, che è una grandissima idea. Un progetto Life come può ospitare una startup? Esattamente come lo fa un incubatore, solo che lo fa in maniera specifica, nel senso che si crea un partenariato fin dall'inizio, in cui un'azienda di dimensioni o di struttura più solida è il portatore del progetto Life, diciamo il proponente. Entra in un partenariato con una startup che ha il knowledge, il know-how, quindi si mettono d'accordo ovviamente tra di loro, se non si mettono d'accordo non esiste una base. La startup entra come beneficiario associato nel progetto Life e cosa ottengono le due parti? Allora, la startup ottiene l'accesso a un finanziamento dell'Unione Europea per la quale se si fosse presentata lei da sola non avrebbe avuto nessuna chance. La seconda cosa che ottiene è che entra in un partenariato con un soggetto industriale che gli consente di sviluppare il suo business e di arrivare eventualmente a un successo pieno. Il partner invece di dimensioni più grandi, il portatore del progetto, cosa ottiene? Ottiene innanzitutto accesso al knowledge, al know-how della startup e la seconda cosa che ottiene è un de-risking sostanziale del suo investimento. Io investo in una startup, non sono sicuro che la cosa funzionerà. Ma una parte di questo rischio, una parte sostanziale, almeno il 55%, me lo copre Life. Quindi noi invitiamo tutte le aziende che hanno un'idea del genere a pensare di pensare ai progetti Life come delle specie di incubatori dedicati per singole startup. Poi, stufi di dover discutere giustamente con aziende del mondo del settore privato, tipicamente private commerciali, sulla questione dell'obbligo di fare delle gare pubbliche qualora si facessero dei contratti superiori ai 139.000 euro, abbiamo abolito completamente questo concetto. Era un concetto innaturale, molte delle aziende non hanno questa tipologia di tendering, ma fanno naturalmente una prospezione di mercato, quindi continuiamo a mantenere l'obbligo di garantire a noi che voi state acquistando al miglior prezzo e alla miglior qualità disponibile sul mercato, quindi qualche tipo di prospezione la dovete fare, ma non vi obblighiamo a fare un vero e proprio tender. Quindi eliminata questa cosa. Una bella novità invece che vi piacerà, sono sicuro tantissimo. Abbiamo eliminato completamente, se uno lo desidera naturalmente, il concetto del deprezzamento. Quindi voi acquistate un bene durevole, un macchinario o anche un'infrastruttura, che è leggibile ovviamente nell'ambito del progetto. Prima eravate obbligati a calcolare il deprezzamento e a caricare sul progetto come costo leggibile solo la quota parte del deprezzamento che era funzionale al progetto. Adesso abbiamo esteso un'eccezione che avevamo utilizzato da sempre sui progetti di conservazione della natura e anche sui progetti integrati, l'abbiamo estesa a tutti i progetti e a tutte le tipologie di beneficiari. L'unica cosa che chiediamo, diceva bene, hai comprato un macchinario per realizzare questo progetto Life. Se tu ti impegni formalmente alla fine del progetto a continuare a utilizzare per tutta la vita economica di quel bene quel macchinario per gli stessi obiettivi che erano stati indicati nel progetto, noi te lo consideriamo al 100%, cioè al costo di acquisto sostanzialmente, senza deprezzamento. Abbiamo aumentato la flessibilità nel calcolo del cosiddetto regola del 2%, questo riguarda solo gli enti pubblici, quindi piccole e medie imprese e quant'altro, sostanzialmente è ininfluente questa cosa. Però potrebbe riguardare per esempio le università, che sono molto spesso enti pubblici, sono
sostanzialmente è una regola che impone che l'ente pubblico, qualora si carichi del personale fisso, copra sostanzialmente tutti i salari di questo personale fisso in proprio più il 2%. Per aumentare la flessibilità siamo disposti a considerare come un contributo da considerare nell'equazione anche tutti i cofinanziamenti di enti pubblici che entrano nel progetto stesso. Quindi i cofinanziamenti entrano nell'equazione, non sto lì a spiegarvi i dettagli, ma è una soluzione favorevole agli enti pubblici sostanzialmente. L'ultima cosa che abbiamo infilato dentro è il fatto che non abbiamo toccato le priorità del programma perché non possiamo modificarle naturalmente. Però abbiamo esplicitamente detto che se qualcuno ha delle idee progettuali o delle azioni all'interno di un progetto che possono avere un legame con la gestione di questo tipo di pandemia in futuro, che sono le benvenute. LIFE non è un programma legato al dominio della salute pubblica, però chiaramente abbiamo un sacco di punti di contatto, quindi si tratta semplicemente di pensare un po' out of the box. L'ultimo messaggio per voi, no, due messaggi ancora. Matteo parlava di replicazione e transnazionalità. Allora, un trucco che noi diamo a tutti, ve lo ripeto per quelli che l'hanno già sentito, fate finta che non ve l'abbia mai detto, la replicazione consiste sostanzialmente nel fare in un altro luogo, con un'altra entità o in un altro settore, la cosa che avete fatto durante il progetto. In passato noi eravamo ben contenti di progetti che ci dicevano: ah sì, in futuro, quando avrò finito il progetto, sicuramente qualcun altro lo utilizzerà. Adesso siamo sempre meno contenti di questo tipo di soluzione. Il progetto ideale è quello che dice azione A, B, C, D, azione Z, e la chiama replicazione, individua un soggetto che può utilizzare il modello, il processo, la tecnologia che è stata sviluppata nell'ambito del progetto e durante il progetto stesso realizza la replicazione. Tipicamente questa cosa è estremamente fattibile quando voi siete un gruppo di aziende, l'azienda X fa l'operazione del progetto e poi l'azienda Y, simile a questa, la replica durante il progetto. E se volete un trucchetto per aumentare ancora il vostro score, invece che farlo con un'azienda del vostro gruppo italiana, se il vostro gruppo è europeo, utilizzate un'azienda non italiana, in un paese dell'Unione Europea e vi beccate anche i punti della transnazionalità, che saranno pochi, quattro, ma vi assicuro che hanno un peso alla fine. Ultimissimo messaggio, che era quello che diceva nell'introduzione Riccardo all'inizio del nostro incontro: dobbiamo decidere chi la vince delle due. La vince il Green Deal, come lo chiamiamo noi a Bruxelles, chiamiamolo come volete, la vince un'economia, una società che sono più verdi. Avevamo deciso che volevamo andare in quella direzione, economia circolare, energy efficiency, queste cose qui. O la vince l'ortodossia dell'economia, quando adesso in qualche modo usciremo di nuovo verso una pseudonormalità, quindi ricominceremo a costruire le solite cose, i soliti investimenti pubblici, queste cose qui. Io spero che LIFE dimostri che il Green Deal non era soltanto un packaging, ma che era veramente della sostanza e che noi stiamo continuando come società ad andare in quella direzione. Quindi spero che le 70, 80, 90 aziende che sono collegate adesso, almeno una decina di queste, si buttino a babbo morto in un futuro che è difficile da prevedere, lo capisco perfettamente, ma che se non lo facciamo noi non ce lo fa nessun altro. E che usino il veicolo di LIFE per realizzare dei sogni che avevano nel cassetto per avere un mondo, un'economia possibilmente un po' più verde. E se Covid ha fatto tanti danni, comunque guardate fuori dalla finestra quante terza l'aria in questi giorni, cioè vuol dire che se si vuole si può. Grazie. Benissimo, grazie. Grazie Angelo, è stato un intervento molto chiaro, molto diretto, con alcune sottolineature molto importanti che vorrei solo richiamare in due o tre punti perché sono davvero importanti. La prima è vero, il bando LIFE, se visto all'interno della panoramica dei bandi in Commissione europea, è tra i bandi che danno il contributo più basso. Questo è vero che ci sono
tipicamente bandi che vanno sul 70, sul 100%, che siano delle RIA, delle IA o qualsiasi cosa, però devo sottolineare che comunque nell'ambito dei bandi che hanno apertura verso il sostegno all'innovazione delle imprese, eccetera, comunque un contributo così importante in conto capitale è di grande attrattività comunque, insomma, ecco. E soprattutto a fronte, lo ripeto ancora, di un bando che è molto più vicino al mercato e all'industria finale di altri, perché è vero che in Commissione Europea vi sono programmi con percentuali di finanziamento maggiore, ma che hanno anche una distanza rispetto, insomma, rispetto al mercato, rispetto all'applicazione pratica, che tipicamente è un po' più ampia. L'AIFE è più vicino, è più dimostrativo, è vicino, le imprese possono sì, completare una parte di ricerca, ma soprattutto di dimostrare, fare e applicare e ottenere un contributo che comunque è molto significativo, perché ottenere il 55% di contributo a fondo perso, insomma, è una percentuale importante, anche se senza dubbio vi sono altri programmi che sono addirittura anche più generosi in sé. Sono molto interessanti le cose che hai sottolineato nell'intervento, sia l'introduzione del meccanismo dell'utilizzo delle terze parti, che è una flessibilità importantissima per poter inserire degli attori, dei stakeholder, dei portatori di interessi che magari o per ruolo o per pesantezza avrebbero con fatica trovate una connessione con i progetti LIFE. È molto buono e molto importante, lo menzionava anche in una domanda nella chat uno dei nostri delle persone che sono collegate con noi, e anche il supporto e l'accoglimento per la partecipazione delle startup. Per chi ha avuto esperienza di LIFE potrà apprezzare enormemente la possibilità di gestire l'assegnazione senza dover passare tramite gare pubbliche, quando queste gare pubbliche non sono all'interno del meccanismo tipico di assegnazione di incarichi e di acquisti da parte delle imprese, pur restando il confronto concorrenziale. Importantissima anche uno degli ultimi aspetti che hai menzionato, vale a dire la eleggibilità di costi per realizzazioni che possono continuare ad avere una certa vita, un certo significato anche alla fine del progetto LIFE, se continuano a essere usate per gli stesse finalità. Anche questo sembra una questione banale, ma invece risolve grossi problemi che ci sono stati e difficoltà che ci sono state nella gestione dei progetti LIFE precedenti. Ecco, anche la facilitazione della partecipazione a studenti pubblici, quale l'università stessa che ha coorganizzato questo evento, non è assolutamente marginale nei suoi meccanismi, avere un accoglimento maggiore dello staff in partecipazione ottimo. E per ultimo, concordo fortemente con le ultime osservazioni che hai portato circa l'interesse che un bando come LIFE sta portando sulle imprese, anche in funzione del periodo che stiamo vivendo. Noi abbiamo un piccolo osservatorio dal nostro punto di vista in CSMT, e quindi siamo in contatto con un buon numero di aziende. Senza dubbio questa questione che è legata al Covid ha portato senza dubbio un momento iniziale di grande preoccupazione, di restringimento verso caratteristiche di sopravvivenza delle imprese, ma sempre di più in questi ultimi giorni stiamo vedendo invece una forte volontà e entusiasmo delle imprese per continuare non solo nell'impegno sugli investimenti, ma nell'impegno sugli investimenti sui valori che consideriamo e che consideravamo prima e consideriamo ancora importanti oggi e per il domani, che sono quelli, insomma, che sono proposti all'interno del bando LIFE. Quindi mi permetto di condividere un certo ottimismo verso la voglia delle imprese, che è sempre più forte in questi giorni in cui ci avviciniamo in Italia a una attività imprenditoriale sempre più forte. Io mi permetto di condividere un ottimismo verso la volontà delle imprese di tornare fortemente a investire, lavorare e a interessarsi, insomma, dei temi che sono cari al bando LIFE. Ecco,
Io vedo che ci sono alcune domande, una per esempio è mirata, magari anche se devo dire che la risposta l'hai già data, Angelo, però vedo la domanda di Isabella Guglielmo che parla ancora di quanto possa essere importante l'elemento di transnazionalità all'interno delle partnership di Life. Quanto quindi questo possa pesare o meno sul successo dell'iniziativa Life. No, Potresti, prego? scusate, non, no, perché non è chiara forse la mia domanda, mi scuso. Prego. Volevo solo chiedere, la transnazionalità si valuta solo tramite la valutazione della partnership, cioè se c'è o meno un partner di un altro paese, oppure la transnazionalità può essere valutata anche nel caso in cui nel progetto vengano inseriti, faccio l'esempio, dei city test a livello europeo che non sono dei partner, ma sono comunque dei city test già individuati chiaramente nel livello progettuale, ecco, quindi se è necessario che la transnazionalità sia all'interno della partnership oppure può essere anche in altre forme. Questa era la domanda, Bene, grazie. grazie per averlo chiarito in modo diretto. Angelo, è possibile dare un riscontro a questa domanda? Certo, visto che c'è la mia collega Francesca Torre in linea, magari vuole rispondere lei. Prego, Francesca. Pronto, sì, buongiorno, salve. Dunque, in realtà si guarda a entrambi gli aspetti, nel senso che nelle valutazioni, nella valutazione della transnazionalità guardiamo sia a quanti paesi sono rappresentati all'interno del consorzio, sia anche agli impatti, a dove gli impatti di un determinato progetto possono avvenire. Quindi entrambi gli aspetti direi sono molto importanti e questo aiuta ad avere un punteggio aggiuntivo alla proposta progettuale. C'è un range di punti da 1 a 4, da 0 a 4 e sulla base appunto sia dei paesi rappresentati nella partnership, sia negli impatti che si hanno a livello territoriale, quindi a un livello non soltanto locale o nazionale, ma anche transnazionale, si ottengono punteggi aggiuntivi. Va bene, Non so se grazie. Angelo vuole aggiungere qualcosa a questo. No, io volevo dire una cosa che mi sono dimenticato, che spero faccia piacere a delle aziende del mondo privato. Il progetto di successo Life è quello che alla fine del progetto fa i soldi, ma possibilmente anche tanti. Perché? Non perché noi siamo un programma disegnato in termini genetici per il business, ma se vogliamo un impatto ambientale da un progetto di un'azienda privata che realizza, che ne so, un nuovo prodotto che consuma il 20% meno di energia per essere realizzato e nessuno comprerà mai quel prodotto, l'impatto ambientale sarà uguale a zero. Anzi, possibilmente sarà anche negativo perché abbiamo speso delle energie durante il progetto per realizzare la cosa. Al contrario, l'azienda che arriva in fondo e incomincia attraverso i suoi retailer, per esempio, a vendere vagonate di quel prodotto, a diventare milionaria grazie a questa novità perché si piazza sul mercato magari in maniera avendo un vantaggio rispetto ai competitor, sarà un'azienda felice da un punto di vista business e noi saremo felici da un punto di vista di programma perché avremo un enorme impatto ambientale, riducendo in maniera. Quindi, se volete utilizzare i soldi di un progetto Life per arrivare a quello che tecnicamente gli specialisti chiamano il Technical Readiness Level 9, cioè quello dove il prodotto oramai a livello industriale definitivamente, e volete utilizzare parte dei soldi per fare dell'attività di pre-marketing, per fare dell'analisi dei competitor, per fare tutto quello che serve per effettivamente realizzare il business, potete infilare, anzi, meglio se infilate tutto questo tipo di azioni all'interno del progetto. Poi voi mi direte, ah sì, però se arrivo in fondo e faccio un grande profitto, voi poi mi richiedete i soldi indietro. Allora io vi faccio due esempi. Un progetto di Ferrara che finì esattamente in queste condizioni. Partì come una startup e finirono come una piccola e media impresa durante l'arco del progetto. Realizzarono immediatamente dei profitti milionari. E
E quando arrivarono in fondo, noi stavamo per chiedere i soldi indietro, però ci rendemmo conto che questi ci avevano dichiarato solo i costi del progetto, non ci avevano dichiarato tutti i costi che avevano dovuto fare per aumentare effettivamente la loro capacità produttiva e fare il boom. Una volta dichiarati tutti gli altri costi, il profitto non esisteva più. Ma anche nella malaugurata ipotesi in cui voi siate il nuovo Steve Jobs, che dal garage passa a diventare bilionario, non milionario, e quanto poi ve ne potrà interessare il fatto che noi vi chiediamo, che ne so, il 1,5 milioni che avevamo promesso all'inizio, ve lo chiediamo indietro se avete fatto soldi a palate. Anzi, sarete ben felici di darci indietro i soldi e di continuare a dire, ah, è stato grazie a Life che siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. Quindi non preoccupatevi di quell'aspetto. Scusate, una domanda inerente a questo problema perché io chiamo dalla Sicilia e quindi opero nel Mediterraneo. Stessa possibilità per i paesi transfrontalieri, noi che siamo col Nord Africa, vale o deve essere all'interno dei 27? No, deve essere all'interno dei 27, ma c'è un articolo nel regolamento Life che noi chiamiamo amichevolmente l'articolo 6, che dice sostanzialmente che se lei per realizzare il suo obiettivo in Sicilia, tanto per essere chiari, quindi all'interno di uno dei paesi dell'Unione Europea, deve fare assolutamente delle azioni in Tunisia, una volta che lei è riuscito a dimostrare che senza quelle azioni in Tunisia lei non riuscirà ad ottenere l'obiettivo o il risultato in Sicilia, allora lo può fare anche con un beneficiario associato in Tunisia. Ma mi Però riferivo alla ripetitività, cioè in particolare c'è un coinvolgimento dicendo che a loro gli diamo il nostro know-how, perché a no. quel punto state risolvendo un problema in Tunisia, nel mio esempio, che non è coperto dagli obiettivi del No, programma LAC. ci sono altri bandi, Sicilia-Tunisia, Sicilia-Malta, quindi sì, possiamo dire, era solo per la questione, non per il punteggio, ma se la No, no. ripetitività, siccome siamo trasfrontalieri e abbiamo il mare in comune, quindi quando parliamo di disinquinamento, era specifico per questo, cioè quando parliamo di disinquinamento coinvolgiamo obbligatoriamente i paesi trasfrontalieri. Era riferito la mia ipotesi, quindi un progetto acque inquinate ce ne sono abbastanza, era il coinvolgimento diventa necessario perché condividiamo il Mediterraneo. Bene. Scusate, posso fare un'altra domanda? Sempre Isabella Sì, Ghigliero, mi scuso. raccogliamo una ultima domanda, Isabella, se non fa nulla, perché sennò andiamo un attimino Ah, lunghi e ok. poi chiedo agli altri di pazientare, di mettere le domande in chat e vediamo poi alla fine se riusciamo a prenderle. Prego, comunque, Isabella, raccogliamo la sua domanda, prego, Mi come ultima. scuso, Grazie. sono una domanda molto specifica su quest'ultimo punto trattato da dottor Salsi, riguardo al fatto che un progetto di successo è un progetto che fa i soldi. Mi domandavo se però l'output di progetto dimostra di essere un output convincente dal punto di vista poi della replicabilità dopo la fine del progetto. Però faccio l'esempio, si tratta di un software tale per cui l'utilizzo di questo software non è corrisposto a un prezzo di mercato molto elevato. E quindi non si traduce poi in un introito economico particolarmente rilevante, però invece si conferma il fatto che verrà poi utilizzato in maniera importante dopo la fine del progetto, è comunque una condizione possibile o meno? No, assolutamente. No, mi rendo conto che questo tipo di messaggi sono sempre difficili da dare perché poi vengono recepiti in maniera. Allora, io mi immagino in questo momento di essere in un webinar in cui la stragrande maggioranza delle persone che sono dall'altro lato sono delle aziende del settore privato commerciale. Essendo del settore privato commerciale, uno si immagina che abbiano come driver principale quello di avere un business case, quindi di riuscire a rimanere sul mercato, per fare questo chiaramente devono avere delle revenues e possibilmente anche dei profitti. Ma i progetti live nascono in qualche modo e continuano ad avere come vocazione quella di coprire qualsiasi attività che abbia un valore per il settore ambientale o per il cambiamento climatico, indipendentemente dal fatto che questa possa generare profitto. Ma in quelle situazioni, in quei progetti per cui il portatore del progetto è un portatore di tipo commerciale,
molto spesso, non sempre, ma molto spesso l'impatto e la sostenibilità del progetto sono legati mano nella mano con il risultato finanziario del progetto stesso. Per quello che vi dicevo, il progetto di successo è quello che fa i soldi, ma quel tipo di progetto. Poi ci sono dei progetti di successo che soldi non ne generano affatto o ne generano pochissimi, ma hanno degli impatti ambientali stratosferici e noi continuiamo ovviamente a finanziarli, cioè ci mancherebbe altro. È solo una questione di sostenibilità del progetto. Se è legata a un elemento di business, è importante che ci sia una maturità di business che garantisce effettivamente che i soldi stanno arrivando, perché l'arrivo dei soldi è semplicemente un indicatore del fatto che la cosa sta avvenendo e che si mantiene. Benissimo, certamente sì, e anche perché poi tra l'altro insomma, la sostenibilità dell'iniziativa è importante anche proprio per dare valore al contributo pubblico, insomma, questi 55% che Life mette nei progetti per continuare a mantenere valore anche dopo la fine del progetto, molto spesso richiede che l'iniziativa che viene svolta abbia una propria sostenibilità, insomma, ecco, e che magari possa replicarsi con uguale sostenibilità anche in casi futuri. Ecco, io sono costretto a bloccare la parte di question time su questo tema e sul dottor Salsi, che so essere ovviamente una fonte di informazione terribilmente utile, però non possiamo andare eccessivamente lunghi anche per non rubare troppo tempo a lui e anche insomma, alle altre persone che sono in collegamento con noi. Invito ancora a continuare a scrivere all'interno della chat le ulteriori domande. Noi faremo in modo, con la gentile collaborazione del dottor Salsi e del suo staff, di fornirvi comunque un riscontro rispetto a ogni questione, a ogni domanda che potrà sorgere magari in seguito a questo webinar. Il dottor Sasi mi ha dato un gancio molto, molto facile per la prossima parte, dell'ultima parte, diciamo, del nostro webinar, perché stiamo parlando di imprese, stiamo parlando di motivazioni che possono spingere le imprese a iniziare progetti Life, e quindi mi è molto facile passare la parola a Marco Baresi, che rappresenta una importante impresa che lui stesso immagino presenterà, insomma, all'inizio del suo intervento in sé, che è un coordinatore di un progetto Life che partirà molto breve, che tra l'altro siamo lieti che veda anche la nostra realtà all'interno della partnership. Ma quindi mi è molto facile riuscire a passare la parola a un'impresa e magari a capire perché un'impresa avvia un progetto Life, con che tipo di obiettivi, con che tipo di caratteristiche. Prego Marco di prendere la Sì. parola. Grazie. Grazie Alberto, buongiorno, grazie anche per questa opportunità. Sono Marco Baresi, rappresento Turboden e immagino la domanda sia perché è un progetto live e ho 5 minuti per rispondere, corretto Alberto, vista la scaletta. Perché è un progetto live? Perché per rispondere a un'esigenza ambientale. Questo è il tema principale che ci ha mosso, come vedete, nel primo progetto nel 2010. Però, come diceva giustamente Angelo, noi siamo soprattutto un'impresa industriale, quindi dobbiamo pensare non solo agli ideali, ma anche ad un driver commerciale. Quindi, diciamo, il motivo per cui Turboden è partita con questo progetto, con questi progetti live, erano principalmente due: uno di carattere regolatorio, normativo, e il secondo di tipo dimostrativo, tecnologico. Il primo Life, appunto, è del 2009, in partnership proprio con CSMT, con la territoriale di Brescia, l'associazione industriale e la provincia di Brescia. E avevamo come obiettivo quello di definire il potenziale di sfruttamento del calore di scarto dai processi industriali, ovvero ci sono parecchi processi industriali energivori in Italia, Brescia, ma anche nel mondo. E il calore di scarto spesso non è correttamente utilizzato, quindi viene residuato in atmosfera così com'è. Quindi questo perché mancava una stima del potenziale e soprattutto un panorama regolatorio che lo permettesse. Diciamo, alla fine del pr primo progetto Life, che si chiama HRI, Heat Recovery in Energy Intensive Industries, di fatto ci ha permesso di ottenere uno dei risultati all'interno dello schema dei certificati bianchi, quindi il framework di riferimento per l'efficienza energetica. Uno spazio dedicato a questo tipo di applicazioni. Parentesi, si è creato un mercato che prima non esisteva. Da qui nasce il secondo progetto che è il progetto HRI Demo, vediamo se riesco a scorrere.
Vedete la seconda slide? No. No, direi che vediamo solo la prima. Allora, devo recuperarlo. A vedere modalità di... Sì, vediamo se riesco. Eccolo qua, perfetto. E adesso la vedete? Corretto? Sì, sì, sì. Sì, ok, quindi visto il primo progetto, definito il contorno, definito il mercato di riferimento, il secondo progetto, HRI Demo, deve dimostrare la tecnologia, quindi un dimostratore perché? Perché nell'industria siderurgica un impianto di recupero calore di fatto non esisteva. Grazie a questo progetto, in partnership con Comeca e FIRE, nel 2014 mettiamo in esercizio il primo impianto al mondo che recupera calore da un'acciaieria del gruppo Feralpi per produrre energia elettrica. E una parte del calore viene dedicata a un'industria confinante della Goodyear per diciamo, vulcanizzazione di gomma. Quindi un esempio di simbiosi industriale. Però LIFE ci ha permesso, e siamo a Turboden a oggi, di realizzare di fatto 34 impianti di recupero calore nel mondo. Quindi ad oggi, nel 2020, questo filone di progetti ci ha consentito di realizzare, per esempio, Ory Martin a Brescia, restiamo nell'ambito territoriale, è il primo impianto al mondo di recupero da forno elettrico siderurgico integrato in una rete di teleriscaldamento urbana. Quindi oggi, grazie al calore del al calore di scarto del processo, diamo calore a circa 2.000 appartamenti e recuperiamo energia elettrica per il processo. È stato realizzato un altro progetto sempre sul territorio per fonderie di Torbole, ma anche Arvedi, in provincia di Cremona, che è il più grande impianto, stiamo parlando di circa una decina di megawatt elettrici realizzati in Italia, ma soprattutto per Turbone, che è un'azienda fortemente spinta verso l'internazionalizzazione, stiamo realizzando questa tipologia di progetti in Giappone, in Corea, in Turchia e in Canada. Quindi diciamo c'è stato uno slancio commerciale importante per questi progetti. Però visto che abbiamo molto appetito, a giugno, ed è la prima volta che lo annunciamo, partirà un nuovo progetto che è altrettanto sfidante, ovvero vogliamo dimostrare ulteriori tecnologie per l'efficienza energetica che in qualche modo aiutino la sostenibilità ambientale, per recuperare diciamo, anche altri stream di calore che prima non venivano utilizzati. E svilupperemo fondamentalmente due tipi di tecnologia. Pompe di calore industriali, quindi stiamo parlando di pompe di calore di grossa taglia asservite a reti di teleriscaldamento, e gas expander, ovvero tipicamente nelle reti di trasmissione e distribuzione del gas, il gas subisce delle riduzioni di pressione. Oggi spesso queste riduzioni di pressione portano a della dispersione di energia, di energia termica. Di fatto noi recuperando questa energia termica produciamo energia elettrica che può essere di nuovo riutilizzata. I partner di questo progetto sono CSMT, Ory Martin, A2A, e Rina e una partnership europea Cogen Europe, l'associazione europea che si occupa di cogenerazione e recuperi termici. E come sempre il territorio. Qui chiudo perché secondo me Brescia ha una peculiarità che non smetto mai di tracciare, di delineare quando parlo di questi tipi di progetti. Ci sono gli attori industriali, quindi di fatto abbiamo imprese industriali tipo siderurgie, ma anche altre imprese industriali energivore che hanno esigenza di maggiore sostenibilità. Ci sono i centri di ricerca, le università, quindi CSMT, Università di Brescia. C'è l'utility, quindi chi può replicare o attuare sul territorio certi tipi di soluzioni tecnologiche, e poi ci sono, c'è una Turboden di turno, partner tecnologico che può sviluppare tecnologie per il territorio, sul territorio, ma che poi possono essere portate anche all'estero. Penso di essere stato nei 5 minuti, quindi io per questa fase è tutto. Grazie. Assolutamente. Grazie Marco, è stato molto, molto chiaro l'intervento. Magari mi permetto di chiederti ancora due sottolineature a completamento, anche per capire la valenza del progetto IT-LIP. Una magari che è relativa alle potenzialità di trasferibilità, di replicabilità di questo tipo di esperienza, cioè quanto
interessante questa esperienza nei comparti industriali e in quali comparti in sé? E poi una seconda relativa magari a comprendere meglio quali sono i vantaggi potenziali ambientali, tecnici e economici di questa iniziativa. Quindi da una parte quanto può essere replicabile, dall'altro che tipo di impatto, che tipo di valore può andare a stimolare, scoprire, insomma, valorizzare all'interno del progetto stesso. Beh, certamente quando hai degli stream di calore su imprese energivore, potrai applicare questa tipologia di processo. Certo, non sarà applicabile in toto in tutti, perché stiamo parlando comunque di processi fortemente energivori, quindi al di là dei range di temperatura, abbiamo dimostrato la possibilità di recuperare alte temperature, possiamo con questo specifico progetto di pompe di calore recuperare anche a basse temperature. Però occorrono grossi quantitativi, qui stiamo parlando grossi quantitativi di calore, quindi stiamo parlando di impianti di solito asserviti a reti di teleriscaldamento che hanno svariati megawatt disponibili, stiamo parlando di 5-10 megawatt per singole unità. Possono essere replicati ovunque io abbia processi industriali che hanno queste caratteristiche, stiamo guardando, guarderemo all'interno del progetto anche i data center che sono mai come in questo periodo probabilmente di moda dove vengono parcheggiati tutti i PC, tutto il nostro cloud e sono in rapida diffusione all'interno sia in Europa ma anche al di fuori e anche quelli hanno parecchio calore di scarto che se in prossimità di una rete di teleriscaldamento può essere alzato con una pompa di calore di fatto per alimentare la rete di teleriscaldamento. Ma possono esserci anche stream non gassosi, anche per esempio stiamo parlando di impianti di depurazione delle acque. Quando ho dell'acqua depurata a una certa temperatura, grazie all'ausilio di una pompa di calore industriale, io eleverò questo livello di temperatura per alimentare una rete di teleriscaldamento. Discorso analogo per i gas expander, le reti di distribuzione del gas siamo disseminati di reti di distribuzione del gas in Europa e questi salti di pressione spesso cioè sono semplicemente una dispersione di energia. Mettendoci delle tecnologie di questo tipo, noi recupereremo questa energia per produrre energia elettrica. Un passaggio veloce sui vantaggi tecnico-economici. Sicuramente un vantaggio tecnico è che questo oggi di fatto spendo energia per raffreddare processi. Quindi processi siderurgici o altri tipi di processi necessitano di spendere energia per il raffreddamento. Noi stiamo dicendo, andiamo a inserire degli impianti tecnologici che non solo evitano di disperdere in atmosfera un calore di scarto non utilizzato, ma in più recupero energia, quindi è un duplice vantaggio. I vantaggi economici, e poi chiudo, sono certamente un risparmio in bolletta per chi installa questi tipi di impianti, un risparmio ambientale, sicuramente c'è una maggiore sostenibilità ambientale di questo tipo di progetti. Ma anche i cosiddetti benefici esterni, che non sono facilmente o immediatamente monetizzabili, quindi abbiamo, per esempio, la competitività aziendale, un prodotto che costa meno è più competitivo sul mercato internazionale, ma anche tutti gli aspetti sociali, quindi la creazione di posti di lavoro, la creazione di innovazioni e, per quanto riguarda noi Turboden, il fatto che questi impianti noi poi li andiamo a portare all'estero, però, siamo comunque basati in Italia e in Europa, quindi siamo una società. Un piccolo spunto, perché può essere per capire, e mi piace citarlo. La World Bank ha redatto un rapporto sugli impianti di recupero, sul recupero del calore nell'ambito dei cementifici nel mondo e cita Turboden come un caso esemplare, perché di fatto è l'unica società al mondo che ha realizzato numerosità di impianti di recupero di calore nel cemento. Questo è sicuramente un ottimo aspetto perché è una società italiana, è una società europea ed è tecnologia che poi prende e che viene trasferita in altri paesi del mondo, non più solo in Europa. Grazie Alberto. Bene, bene, beh, direi che non c'è bisogno di sottolineare quanto questo tipo di progetto unisca, insomma, le sottolineature, gli aspetti, le ambizioni ambientali di un programma come LIFE con una realtà industriale che scopre la possibilità di poter mettere a frutto dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista industriale e economico, insomma, quelle che sono le.
diciamo, degli stream energetici, eccetera, che altrimenti non verrebbero sfruttati in modo così nobile, sia per l'impresa che per l'ambiente, quindi una buona connessione. Passiamo ora a un secondo esempio, passiamo a un secondo esempio questa volta di un progetto che è stato concepito, che è stato presentato, che è in fase anche di analisi e di valutazione insieme, che vuole essere un ulteriore esempio per capire la valenza e le caratteristiche dei progetti che possono essere presentati all'interno del programma LIFE. Ce ne parla la professoressa Laura De Pero dell'Università degli Studi di Brescia. Il progetto si chiama CREW. Laura, lascio a te la parola. Mi sentite? Ho qualche problema. Mi sentite? Sì, molto bene, prego. Oddio. Mi sentite? Ok, perfetto. Dovete vedere anche il mio schermo. Adesso non so se vedete il mio video perché Dovresti mi passare vedete anche? lo schermo lo vediamo, dovresti passare in visualizzazione a pagina piena, insomma, delle tue slide in modo che Sì, siano. no, questo sì, ma non so se mi vedete nella web, ma comunque adesso Oddio, quello non lo so sembra perché la non lo prima. stavo guardando, però comunque lo schermo lo è condiviso e quindi lo vediamo, che è la cosa Ok, importante. perfetto. Adesso dovreste vedere la presentazione, Esatto, sì, giusto? la Perfetto, vediamo buongiorno. bene, prego. Buongiorno a tutti, quindi ringrazio di essere qui oggi a presentare brevemente la nostra progetto, il nostro progetto che in realtà è ancora una proposta. Il progetto riguarda il recupero delle sabbie e fonderie ed è coordinato dalla Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa. Partecipano al consorzio Asofond tre importanti aziende, Oitaly, produttori di vetro, Gruppo Concor, produttori di ceramiche, Ripabianca Group, produttori di mattoni. Poi ci sono due società di consulenza, tre centri di ricerca, tra i quali anche l'Università degli Studi di Brescia e l'UNI. La proposta è stata inviata a giugno dell'anno scorso, è stata selezionata ad ottobre, a febbraio è stata presentata la versione finale. Siamo in attesa adesso della valutazione e ovviamente ci auguriamo fortemente che possa essere approvata. In questo caso la firma della convenzione è prevista per giugno e il progetto partirà il 1 settembre. Il problema ambientale affrontato è quello del recupero delle sabbie da fonderia e riguarda tra i 400 e i 700 tonnellate all'anno di materiale che viene scartato, il 70% appunto corrisponde alle sabbie. Quindi, essendo rifiuti della filiera stimati a 1 milione di tonnellate, stiamo parlando di 700 mila chili all'anno di materiale che potenzialmente noi riteniamo riutilizzabile. Questa in realtà è una situazione ben nota ed esistono già per la verità diverse soluzioni di utilizzo. Ma il problema in questo momento è consolidare un mercato che garantisca appunto l'assorbimento di questo materiale. E evidentemente noi pensiamo che sia necessario più di un mercato per assorbire tutto questo materiale, tutte queste sabbie. Possibili cause che ancora non hanno permesso di generare questo mercato possono essere dovute alla eterogeneità delle sabbie, che effettivamente hanno caratteristiche a volte differenti, alla mancanza di procedure e tecnologie convalidate, alla poca chiarezza sui vantaggi, anche economici, che come si sottolineava prima, sono certamente molto importanti per le aziende, fondamentali, oltre che quelli ambientali e sociali. Quindi, inoltre, aggiungerei che in Italia sappiamo abbiamo il problema dell'assenza di un decreto end of waste. L'obiettivo del progetto è il riciclo molto ambizioso del 40% di queste sabbie prodotte in Italia. E questo obiettivo speriamo di raggiungerlo con un consolidamento delle BAT in tre settori, appunto, quelli che, diciamo, che sono rappresentati dalle aziende partecipanti, laterizio, ceramica e vetro. Si vogliono già creare efficaci simbiosi industriali per ridurre in modo drastico lo smaltimento in discarica, anche dando supporto allo sviluppo di policy di economia circolare. Molto diverse sono le questioni da definire. Dal punto di vista tecnico è necessario validare i processi di riciclaggio e insieme valutare i benefici ambientali, garantendo ovviamente anche che i materiali rispettino criteri di diciamo, sicurezza, quindi contesti ecotossicità. Fondamentale poi l'analisi economica affinché i processi possano essere fattivamente realizzati dalle aziende in modo sostenibile anche dal punto di vista economico.
L'aspetto economico è anche correlato al problema giuridico della classificazione di queste sabbie di fonderia. Per affrontare queste questioni così diverse sono ovviamente necessarie molte competenze, quindi il progetto è multidisciplinare e effettivamente nel consorzio, come avrete notato, c'è un numero di partner abbastanza superiore rispetto agli standard tipici dei progetti LIFE. Ma queste competenze riteniamo che siano tutte necessarie per poter definire in modo più generale i mercati presenti potenziali per queste sabbie. Investimenti necessari e un'analisi costi-benefici che porti le aziende a investire. Le azioni concrete che proponiamo sono la classificazione delle sabbie, la validazione dei processi e metodi di trasformazione preliminari al riutilizzo dei laterizi, delle ceramiche e delle vetrerie. Fondamentale sarà l'analisi dei potenziali mercati, appunto. Altre azioni, come sa chi ha svolto dei live, sono obbligatorie, consistono nella valutazione dell'impatto, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e diffusione dei risultati, il monitoraggio e la gestione del progetto. Alla fine del progetto ci piacerebbe garantire, cioè, pensiamo di poter garantire alle aziende un kit tecnico che riassuma le necessarie azioni e investimenti nei diversi settori industriali necessari appunto per utilizzare queste sabbie, e un kit informativo rispetto agli aspetti economico e giuridici. Per la pubblica amministrazione sono previste azioni soprattutto per sostenere le politiche dei decisori nell'ambito dell'economia circolare e lo sviluppo delle specifiche normative. Per questo, appunto, come dicevo, uno dei partner è proprio l'UNI. Noi siamo convinti che questo progetto possa essere un concreto passo in avanti nella creazione delle solide efficaci simbiosi industriali in questi diversi ambiti. Ancora non abbiamo la certezza che sia approvato, però credo che comunque, diciamo, comunque sia, io mi auguro che, diciamo, questa proposta progettuale andrà avanti, magari appunto sfruttando anche altre opportunità. Per adesso, diciamo, siamo in attesa, come dicevo, del finale, diciamo, approvazione o scatto del progetto. Grazie. Bene, grazie, non so se... grazie per la sintesi, per l'efficacia. Ovviamente in primo luogo un ottimo in bocca al lupo per il progetto e che mi auguro venga valorizzato. Proprio però su quanto tu hai detto verso la fine mi piacerebbe avere una ulteriore sottolineatura da parte tua, perché questo è un progetto, soprattutto per una realtà nella quale noi operiamo, parlo di Brescia, ma parlo comunque del nord Italia in genere, dove la parte delle fonderie è un elemento molto importante. Puoi spendere due parole per far capire meglio quanta valenza può avere un progetto di questo genere in un ambito, in un settore che è particolarmente articolato, grosso e importante, quindi anche qual è la potenzialità ambientale che si porta dietro, insomma, il progetto e l'impatto e quanto può essere importante. Potete poi per favore commentare su questo? Diciamo, io posso dire solo due parole, comunque so che è presente qui nella platea, dovrebbe esserci il coordinatore, diciamo anche la mente di questo progetto, che è Nicola Fabri, quindi poi casomai se vuole aggiungere due parole penso che possa essere più dettagliato. Il comparto industriale interessato è ovviamente molto importante, lo avete potuto capire anche dalla partecipazione delle aziende importanti che hanno aderito al progetto, e passiamo quindi ben oltre i 10 miliardi di euro di fatturato in generale nel settore. E il reale impatto sarà determinato in larga misura dalla capacità del consorzio di coinvolgere attivamente i decisori, perché in questo campo sappiamo che la parte politica di gestione è fondamentale, e speriamo anche che, diciamo, queste nuove iniziative all'interno di UNI sullo sviluppo di normative nel campo dell'economia circolare possano diciamo,
anche loro essere da motore per lo sviluppo, diciamo, di questi nuovi processi, per la messa a punto sicura anche certamente del recupero di queste sabbie. Diciamo, dal punto di vista ambientale, sicuramente ci si aspetta una importante riduzione della CO2 emessa, del particolato, delle emissioni, e anche, diciamo, aggiungerei la possibilità di ridurre l'utilizzo di materiali naturali, delle sabbie che diciamo portano delle grosse depauperazioni del suolo e delle risorse naturali. Quindi certamente il progetto avrebbe un importantissimo impatto ambientale. Poi non so se Nicola, se possiamo aggiungere due parole, se ci sei. Se... Sì, no, ci sono, Laura, grazie. Ma solo per dire che comunque parliamo di appunto un settore come quello delle fonderie, anche solo quelle di Ghisa, che producono veramente quantità molto importanti di queste sabbie, che sono sabbie di alta qualità, tra l'altro, perché non dimentichiamo che il valore aggiunto è anche in termini economici, perché parliamo di sabbie che costano inizialmente dai 40 ai 90 euro alla tonnellata, quando quelle che si usano negli altri settori, ceramica, vetro, laterizi, costano intorno ai 10 euro. Quindi recuperiamo una sabbia di alta qualità e la riversiamo dopo uno shock termico in un settore che comunque utilizza già sabbie che costano molto di meno. Quindi possiamo anche elevare la qualità del lavoro, dell'input che loro utilizzano. E stiamo parlando di... Allora, le fonderie di Ghisa, solo quelle che sono di Ghisa, hanno un fatturato annuo che viaggia intorno a 1,5 miliardi di euro. In più, gli altri settori di riciclo sono la somma di tutte e tre arriva quasi a 15 miliardi, cioè dipende da quali poi codici NACE stiamo prendendo, ma siamo sicuramente ben oltre i 10 miliardi, quindi c'è la potenzialità di arrivare a creare non solo il mercato del 40%, ma si spera che l'afterlife possa portare a un riciclo quasi totale. Certo, ci vorrà appunto qualche anno, ma speriamo che sia veramente un obiettivo raggiungibile. Grazie. Bene. Penso che sia molto chiaro quanto insomma l'implicanza sia industriale che ambientale di questo tipo di progetti, è ancora molto chiaro quanto questo tipo di progetti sia evidente quanto sposino bene le finalità di un bando come quello LIFE. E io ora vi accompagnerei all'ultimo punto che presentiamo un'altra esperienza, anche in questo caso una proposta di progetto selezionata in prima fase che è stata riproposta in seconda fase, se vogliamo, in uno stato simile a quella che abbiamo sentito ora, quindi anche questo è un progetto in attesa, insomma, di esito, ma non è tanto questo l'aspetto importante, ma la natura del progetto in sé, per poter esemplificare quanto le tipologie di progetti LIFE possono andare oltre. Stavolta non parliamo di un'impresa che produce né impianti né che voglia trattare, insomma, i residui del proprio processo produttivo, parliamo di mobilità, parliamo di motori, parliamo di emissioni, parliamo di un altro settore che è molto importante dal punto di vista ambientale. Vediamo di capire come, secondo i promotori di questo progetto, il programma LIFE potrebbe dare e accompagnare un miglioramento del settore in questo ambito. In questo caso chiedo all'azienda BM Carrozzerie e a Francesco Bandera dell'azienda di prendere la parola e di parlarci del progetto Diesel Dual Fuel, che verrà poi commentato dal presidente del cluster lombardo della mobilità, Saverio Gaboardi, che magari ci porterà qualche considerazione un po' più ampia dal punto di vista del territorio e dell'impatto. Prego Francesco, lascio la parola a te. Mi sentite? Mi sentite? Confermiamo. Certo, sì, assolutamente okay. Sì. Prego. Allora, mi presento, sono Francesco, oggi rappresento BM Carrozzerie, che è capofila di questo progetto che abbiamo già accennato, che riguarda il dual fuel. Questo progetto è in fase di valutazione, che abbiamo presentato per il bando LIFE 2019 con la collaborazione del CSMT e del cluster lombardo della mobilità. Questo progetto si pone l'obiettivo del retrofit dei veicoli pesanti utilizzando una nuova tecnologia
chiamata Dual Fuel, utilizzante quindi gasolio e metano, che può essere sia in forma liquida che in forma gassosa, con l'obiettivo quindi di ridurre le emissioni dell'emissione del parco veicoli italiano, che dei mezzi pesanti è ancora abbastanza obsoleto. Infatti nel 2019 i dati hanno dato che oltre il 50% dei veicoli appunto pesanti, quindi autobus e camion, sono anteriori alle normative Euro 4, quindi parliamo da Euro 3 in giù, Euro 2, Euro 1, Euro 0. Brevemente spiego cos'è il dual fuel. Praticamente parliamo di una conversione del veicolo a motore diesel in uno utilizzando una tecnologia a doppio combustibile, diesel più metano. È dual fuel e non bifuel, perché il diesel e il metano vengono utilizzati contemporaneamente in camera di combustione, in quanto il metano viene premiscelato con l'aria e viene inserito appunto nella camera di combustione. Quando il diesel accende, esso permette quindi di bruciare anche il metano presente miscelato con l'aria. Quindi è praticamente un retrofit in cui non si va a toccare il motore diesel originario, ma si va semplicemente ad aggiungere un kit con una centralina, poi dei riduttori di pressione, che permettono quindi di andare a regolare lo switch tra diesel e metano, togliendo quindi quantità di diesel e aggiungendo quantità di metano. Questo comporta quindi un significativo risparmio sia di carburante diesel e quindi anche un significativo abbattimento delle emissioni. Noi crediamo molto in questo progetto, appunto per dare il nostro contributo all'impatto ambientale dei motori diesel di vecchia, possiamo dire vecchia generazione. E la potenza di questo kit è il fatto che può lavorare indifferentemente sia col metano liquido che il metano compresso. Abbiamo recentemente, nell'ultimo anno, abbiamo fatto dei test e abbiamo convertito un Iveco Eurocargo, in questo caso Euro 5, utilizzando questa tecnologia dual fuel. Abbiamo notato che siamo riusciti a fare uno switch medio di combustibile tra metano e diesel del 50%, quindi siamo riusciti a diminuire del 50% l'emissione di diesel, introducendo del 50% il metano, andando a mantenere inalterate le caratteristiche del motore. Quindi questo è molto importante: il motore funziona, la curva di potenza del motore rimane sempre la stessa. Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati a livello di emissioni, abbiamo ottenuto un forte abbassamento del particolato con valore intorno all'80% e anche di idrocarburi combusti e CO. Una risposta meno significativa ma comunque importante per NOx e CO2, però c'è da dire che il valore di CO2 si può ulteriormente abbassare arrivando a utilizzare del biometano come combustibile. Quindi l'obiettivo anche di questo bando è, oltre a allargare l'utilizzo del metano sui mezzi, anche del metano liquido, che ha una densità energetica 3 volte superiore rispetto al metano gassoso e quindi permette di stoccarne molto di più, andando quindi a diminuire ulteriormente le emissioni, e poi arrivare successivamente all'utilizzo del biometano per migliorare ulteriormente l'abbattimento della CO2, che in questi ultimi anni è, diciamo, l'emissione che sta cercando di abbattere maggiormente. Un'ultima slide per dare un'indicazione del gas liquefatto rispetto al gas gassoso. LNG è quello liquefatto, liquefied natural gas. Notiamo che, avendo a disposizione una stessa quantità di volume di serbatoio, sempre 400 litri, possiamo stoccare quasi 3 volte la quantità di metano rispetto al gassoso e quindi avere una densità energetica maggiore, aumentando anche l'autonomia del mezzo. Ecco, questa è una breve presentazione di questo progetto di cui stiamo aspettando risposte e siamo molto fiduciosi anche per l'aiuto del CSMT e del cluster. Bene, Francesco, grazie. È interessante sottolineare l'importanza o anche la valenza ambientale di questo tipo di progetto.
interessante anche perché implica e interessa, come tu hai presentato all'inizio, un volume importantissimo di veicoli che circolano oggi, che circoleranno domani ancora per diversi anni prima di poter arrivare insomma a un rinnovo di un parco mezzi di tipo pesante che richiede un certo lasso temporale, che quindi può beneficiare in questo periodo di transizione di questo tipo di approccio tecnologico che ha quel tipo di impatti ambientali che tu stai mostrando ora in queste slide. Chiedo ora al dottor Saverio Gaboade, che è presidente del cluster lombardo della mobilità, di prendere la parola e di penso commentare quanto questo progetto insomma abbia una valenza importante a livello territoriale allargato, non solo tra l'altro in Lombardia ma anche oltre. Dottor Gaboardi, le lascio la parola. Ecco, l'audio riattivato. Buongiorno a tutti. Perfetto, grazie la sentiamo bene. Per questa possibilità. Ho visto con interesse questi tre progetti, perché Brescia ha uno svantaggio competitivo in quanto accede in misura limitata ai fondi europei. Qualche anno fa con alcuni di voi abbiamo fatto un'indagine e la dimensione dei fondi europei che arrivano a Brescia è di un ordine di grandezza inferiore a quello che competerebbe a Brescia in funzione del suo prodotto interno lordo industriale. Brescia porta a casa quanto ne compete dai fondi regionali e quando c'erano dai fondi nazionali, ma è sempre stata molto debole nell'accedere ai fondi europei. Questi sono tre bei esempi in cui si apre questa possibilità. Ho visto con simpatia la presentazione di Baresi e mi ricordo quando l'abbiamo fatto partire, quando la provincia di Brescia, la cito, mise a disposizione i primi 25.000 euro per fare una prefattibilità che ebbe poi successo. E quindi constatiamo oggi che è nato un intero business, non tanto per i 25.000 euro quanto per le competenze che ci sono in Turboden, però un esempio da copiare, da sviluppare. Molto bello anche il progetto Crew per quanto riguarda le sabbie e poi giusto qui il Dual Fuel che adesso BM Carrozzeria sta portando avanti. Ecco, centrale in questo progetto è il metano. Il metano è un'alternativa vera al diesel e si confronta efficacemente con l'altra linea di sviluppo che è l'elettrico. Abbiamo cominciato con gli autobus a metano in quanto era il veicolo maggiormente esposto. Gli autobus giravano in città e quindi il particolato che veniva emesso era un problema vero. E quindi applicammo il metano all'autobus e mi fa piacere dire che nelle prime tre o quattro province dove abbiamo sviluppato, prime tre o quattro città dove abbiamo sviluppato il metano, c'è Brescia che adesso è totalmente metanizzato per quanto riguarda gli autobus, Udine, Ravenna, quindi tre realtà che hanno creduto, anche perché era facile, il metano è particolarmente presente nella Pianura Padana e nel tempo questa tecnologia si è consolidata e oggi è totalmente matura. All'inizio costava di più perché un'auto metano costava il 15% in più rispetto all'autobus diesel. Oggi, in considerazione delle quantità che si sono sviluppate, di fatto il prezzo è allineato. Ecco, dicevo, il confronto tra metano e elettrico, che è l'altra tecnologia che noi sosteniamo. Anzi, oggi pomeriggio, come cluster, avremo la terza edizione del tavolo elettrico e da domani sarà a disposizione la prima edizione del quaderno che abbiamo sviluppato con molti casi aziendali di applicazione interessante, applicazioni che si affiancano alle direttrici di ricerca e sviluppo che per l'elettrico abbiamo individuato. E mi auguro che il CSMT ci faccia avere il suo contributo e saremo lieti di dare pubblicità e dare presenza anche al CSMT in questo progetto. Dicevo, confronto fra il metano e fra l'elettrico. In sostanza, in termini di CO2 per chilometro percorso, sono uguali, sono 170-160 grammi di CO2 per ogni chilometro percorso. E entrambi hanno un'opportunità,
Per il metano esiste la possibilità del biometano, che come sapete è a ciclo zero, in quanto il biometano entra nel giro della clorofilla, per cui aggiungendo il metano quote crescenti di biometano possiamo scendere, nel caso del 100% di biometano, a 5 grammi per ogni chilometro percorso. E lo stesso vale per l'elettrico. L'elettrico, che è a emissione così apparentemente zero, però se consideriamo che l'energia elettrica viene prodotta altrove, sostanzialmente in termini di CO2 il ciclo completo dell'elettrico equivale al metano. Ecco, per l'elettrico c'è l'opportunità di avere dell'elettricità da fonti rinnovabili, magari tratta dagli impianti di turbone. Quindi abbiamo queste due possibilità e stiamo sviluppando veicoli sia a metano, per quale la tecnologia è consolidata, e in futuro avremo anche dei veicoli pesanti elettrici, per adesso sono solo dei prototipi. Veniamo adesso allora, sempre nell'ambito del metano, a vedere come si muove il cluster e quali sono le indicazioni. Ovviamente l'ideale sarebbe di sostituire tutti i veicoli esistenti nel parco con più di 5 anni con veicoli nuovi, con un piccolo problema: un veicolo costa 150.000 euro e quindi i nostri padroncini qualche difficoltà l'hanno. È qui che abbiamo elaborato questa opportunità del dual fuel, che con un costo modesto, nel caso dell'applicazione a gas compresso si aggira attorno ai 12.000 euro il kit, nel caso invece di metano liquido si aggira attorno ai 18.000. Ma è ancora troppo per i nostri trasportatori e quindi questo progetto ha l'ambizione di consentire queste applicazioni con un contributo del 50-55%. Quindi queste sono le dimensioni nelle quali abbiamo visto bene sia la fase iniziale che questo ulteriore progetto. Ricordo che abbiamo già realizzato, prima della collaborazione con BM Carrozzeria, due prototipi. Uno a Fidenza e uno qui a Brescia. La Brescia l'ha realizzato Ghidini Rock con il nostro contributo, ha già percorso 200.000 km e i risultati sono eccellenti. Adesso abbiamo questo progetto importante che fa un passo in avanti e comincia a entrare nella industrializzazione di questo prodotto, e quindi con dei numeri significativi. Se ho letto bene il progetto, c'è la possibilità di finanziare fino a 50 mezzi, metà autobus e metà camion, ed è particolarmente interessante. Chi ha il vantaggio? Il vantaggio principale è quello dell'utilizzatore finale, in quanto sono proprietari non di camion nuovi, ma di camion intermedi. A qui faccio una parentesi: per chi non lo sapesse, un camion pesante nel corso della sua vita cambia almeno tre proprietari. Viene comprato dalle grandi aziende per il long distance, le aziende che fanno 1.000-1.200 km al giorno, fanno Milano, Bari e ritorno, e le tengo per 3-4 anni. Poi viene venduto a un altro tipo di operatore che ottiene altri 5 anni e poi finisce. Non muore mai il camion, quindi andare avanti. Ecco, la fascia importante è questa qui, di camion che hanno da 4 a 10 anni, e come dicevo prima Francesco Bandera, il numero è enorme. L'applicazione del dual fuel consente mediamente un vantaggio del 50% rispetto al vantaggio che darebbe il veicolo completamente nuovo, ed è una cosa molto, molto, molto importante. Quindi il primo vantaggio per l'utilizzatore finale, il secondo è che vediamo con simpatia la nascita di un'attività di refurbishing di questi camion, e quindi siamo molto contenti che BM Carrozzerie abbia fatto questa scelta, che noi intendiamo sostenere. Bene, questo è il mio quadro generale, volevo farvi, e vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie dottor Gaboardi, senza dubbio è interessante quest'ultimo esempio che abbiamo portato all'attenzione, insomma, di quanti ci hanno ascoltato con pazienza da ormai un paio di ore. È importante anche perché, essendo è una applicazione che a detta di chi ha promosso il progetto BM Carrozzeria, ma anche a detta del cluster e anche nostra, ha bisogno di essere dimostrata per convincere con un'applicazione reale i gestori, i possessori di flotte a investire e a accogliere questo tipo di approccio, che ha sia impatti ambientali ma anche impatti di efficienza energetica e anche di costo
dei carburanti stessi che trovano una importante sostenibilità. Non è stato ancora dimostrato in modo ampio, ci auguriamo di poterlo fare all'interno di questo progetto. Bene, io ancora mi scuso perché abbiamo abusato della vostra pazienza ben oltre i tempi che avevamo programmato, siamo a quasi 40 minuti oltre insomma all'orario in cui avevamo intenzione di chiudere. Direi che, visto anche questo tipo di tempistica, manteniamo nota delle ulteriori domande che abbiamo visto in chat e cercheremo di darvi riscontro. A questo punto io vorrei ringraziare molto le persone che ci hanno accompagnato. Penso che sia stata una mattinata comunque di interesse e soprattutto che abbia passato in modo efficace il messaggio in merito a un bando molto interessante e molto importante, un bando aperto in termini di contenuti, aperto in termini di partnership, dove sia industrie che enti di ricerca, università possono giocare un ruolo importante con un accoglimento, un bando sfidante perché deve vedere dei progetti convincenti e che possano trovare accoglimento presso gli uffici dove il dottor Salsi risiede, ma soprattutto accoglimento da parte insomma degli stakeholder e di quanti sono e hanno a cuore l'ambiente e anche la sostenibilità sia ambientale che industriale. Vi ricordo in chiusura che sarà molto gradito se prima di uscire dal webinar possiate compilare il questionario di soddisfazione che la nostra Licia Zagni ha sottolineato più di una volta all'interno della chat. Riceverete senza dubbio copia sia delle slide, avrete possibilità, se non siete riusciti a sentire bene una parte del nostro intervento, di poterlo rivedere in fase registrata in seguito. Ancora una volta vi ringrazio molto per l'attenzione e soprattutto mi auguro di poter lavorare con tanti di voi nell'ambito di interessanti iniziative progettuali. Noi ci siamo in CSMT, anche l'Università di Brescia, siamo a disposizione per cercare di dare il nostro contributo alla nascita di progetti importanti in questo ambito. Grazie ancora e ci risentiremo ai prossimi webinar. Insomma, seguiteci anche su CSMT, abbiamo diverse iniziative che pensiamo siano praticamente importanti. Grazie ancora e buona continuazione a tutti. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie Alberto, grazie. Grazie Alberto. Grazie, arrivederci.